Professor Marino tra qualche secondo potrà avviarsi. Allora. Perfetto, Sì, siamo prof, pronti? possiamo iniziare la seduta, grazie. Un attimo, volevo prima di collegarci con gli studenti, con i laureandi, vorrei dire che io dirò il nome del candidato e il nome del relatore, ma non ho facilità a dire il nome della tesi per ognuno. Però immagino che il relatore, quando fa la breve presentazione, potrà dirlo lui. D'accordo? Perfetto, professore, grazie. Dai, cominciamo. Allora, ci siamo? Siamo tutti già? Bene, Prego, prego. bene. Allora, buongiorno e cominciamo questa piccola avventura di fare tutto online. Io sono Bruno Marino, sono un cardiologo pediatra. E sostituisco il professor Dalla Rocca che saluta e aveva un altro impegno improrogabile e quindi c'è il saluto del preside e vi ricordo a tutti quanti che è prevista comunque una in futuro quando la pandemia sarà superata e sarà possibile questa iniziativa. Una sessione in presenza nella quale tutti i laureandi, a quel punto i laureati e le famiglie potranno essere in presenza. Ovviamente la validità di queste sessioni online è completa e ringrazio tutti i tecnici che hanno messo a disposizione la loro professionalità per il funzionamento di questa sessione. Ringrazio il dottor Domenico Dalla Peruta in particolare. Ricordiamoci che è presente oltre i relatori, sono presenti oltre che i relatori, che anche loro ringrazio e saluto, è presente il rappresentante dell'Ordine dei Medici, il dottor Pasquale Franciosa, perché da più di un anno questa laurea è anche abilitante e quindi è fatta in collaborazione con l'Ordine dei Medici. Che altro dire? Che ogni relatore introdurrà il laureando e tutto dovrebbe funzionare come nelle sessioni in presenza. Cominciamo, ricordo i tempi di essere precisi, quindi 6 minuti per permettere un'eventuale discussione e chiamo la professoressa Piccioni a presentare Alessandra Sanasi. Buonasera a tutti, buonasera Presidente, grazie della presentazione. Allora, la laureanda Alessandra Sanasi presenterà una tesi dal titolo Outcome riproduttivo nella donna portatrice di mutazione del gene BRCA1/2. Allora, è noto a tutti la correlazione fra il tumore della mammella, il carcinoma della mammella e dell'ovaio e le mutazioni genetiche, le più frequenti sono quelle appunto dei geni BRCA1 e BRCA2. Considerata la giovane età delle pazienti portatrici di mutazione, è frequente il quesito da parte delle pazienti sulle loro capacità riproduttive future. La tesi della candidata si svolge proprio su questo argomento, è una tesi osservazionale, trasversale, con somministrazione di un questionario e Alessandra quindi ci porterà i risultati ottenuti. Prego la candidata. Grazie, ringrazio la professoressa per la presentazione, ringrazio il presidente e la commissione tutta. Allora, cerco di condividere lo schermo. Riuscite a vederlo? Sì.
Allora, cominciamo col dire che i carcinomi della mammella e dell'ovaio rappresentano le prime cause di mortalità per tumore nel sesso femminile in tutto il mondo. Si stima che l'incidenza del cancro della mammella sia in Europa e in Italia rispettivamente di 430.000 e 38.000 nuovi casi l'anno. Si stima ancora che ci sia un'incidenza di 61.000 nuovi casi l'anno in Europa di cancro dell'ovaio e l'AIRTUM ha stimato nel 2019 5.200 nuovi casi in Italia. Di questo il 90-95% sono forme sporadiche, mentre un 5-10% sono da considerarsi forme ereditarie trasmesse per via autosomica dominante, definite hereditary breast and ovarian cancer. Quindi di questa sindrome i principali responsabili attualmente sono i geni BRCA1 e 2, i quali predispongono ad un rischio cumulativo di sviluppare il cancro entro i 70 anni rispettivamente dell'80 e del 40-60%. Non sono però i soli geni implicati, per cui negli ultimi anni sono in studio una serie di altri geni e polimorfismi di singolo nucleotide. Come vediamo, alcuni di essi risultano associati ad un rischio aumentato di sviluppare il carcinoma della mammella. In altri geni, come nel caspot, è stato invece identificato un polimorfismo protettivo per la popolazione che lo possiede. Chi invierà la consulenza genetica? Generalmente vengono inviati gli individui affetti da carcinoma della mammella senza storia familiare quando abbiano sviluppato il cancro in età piuttosto giovane, o ancora gli individui affetti da carcinoma della mammella sotto i 50 anni con storia familiare, quindi un parente di primo grado affetto, o ancora gli individui affetti da carcinoma della mammella sopra i 50 anni con storia familiare e quindi dallo stesso ramo di due o più parenti affetti. Quindi viene eseguito un test genetico su campione di sangue periferico, il cui risultato rientra all'interno di una di queste cinque categorie, così come stabilito dalle linee guida internazionali, sulla base della probabilità che la variante riscontrata sia patogenetica. Quindi nella quinta, categoria, rientrano le varianti patogenetiche, nella quarta quelle probabilmente patogenetiche. Nella terza, quella di incerto significato, questa è la più ampia. Nella seconda, quelle verosimilmente non patogenetiche. Nella prima, quelle benigne. A questo punto, le pazienti hanno tre possibilità: effettuare stretta sorveglianza, chirurgia profilattica, farmacoprevenzione. Allora, veniamo al nostro studio. L'obiettivo è stato quello di osservare la storia riproduttiva e ginecologica in una coorte di 300 pazienti afferenti presso il nostro policlinico, portatrici della mutazione di BRCA1 e 2, e valutare quindi una possibile correlazione tra la mutazione e il potenziale riproduttivo rispetto alla popolazione generale. Abbiamo incluso nello studio le pazienti di età superiore ai 18 anni con diagnosi mutazionale accertata da test genetico che rientrasse nelle categorie 4 e 5 e che avessero dati anamnestici esaustivi. Abbiamo invece escluso le pazienti sotto i 18 anni, portatrici di una mutazione a significato incerto o non patogenetico e senza dati anamnestici esaustivi, quindi è stato uno studio osservazionale trasversale. Abbiamo somministrato alle pazienti un questionario al fine di raccogliere i dati, comprendente 18 domande, volte ad indagare sia la storia ostetrica sia la storia ginecologica delle pazienti, quindi l'essersi sottoposto o meno a chirurgia, sia essa profilattica sia terapeutica, chemioterapia, radio, l'aver eseguito terapia ormonale sostitutiva successivamente, l'aver fatto ricorso a procreazione medicalmente assistita, stimolazione ovarica per ottenere una gravidanza. Qui vediamo riassunte le caratteristiche delle pazienti incluse, che comprendono portatrici sane e portatrici affette dalla patologia oncologica, tuttora in trattamento o pregressa. Vediamo adesso i dati salienti. Quindi vediamo che la nostra coorte è suddivisibile in tre gruppi: le pazienti con la mutazione di BRCA1, di BRCA2 e con entrambi i geni mutati. A questi tre gruppi, in questi tre gruppi rientrano rispettivamente 197, 79 e 24 pazienti. Per quello che riguarda la distribuzione percentuale della presenza, del tipo di cancro, possiamo osservare dalla prima colonna del grafico che poco o meno del 50% non ha sviluppato nessun tipo di tumore, mentre un 53% ha sviluppato il cancro in maniera particolare, 17% dell'ovaio, il 31,7% della mammella e il 4,3% entrambi i tipi di tumore. Qui vediamo rappresentata la distribuzione della profilassi chirurgica e in verde chiaro possiamo vedere che la maggior parte della popolazione in tutti e tre i gruppi si è sottoposta a chirurgia di riduzione del rischio. Discorso più delicato è quello che riguarda la TOS, terapia ormonale sostitutiva. Osserviamo che delle 300 pazienti in studio, 82 erano le pazienti che maggiormente candidabili alla terapia ormonale, considerando che avevano fatto chirurgia profilattica e quindi erano entrati in una fase di menopausa precoce
cioè piuttosto precocemente, però di queste soltanto 30 si sono sottoposte a terapia ormonale, quindi un 36%, per un periodo che va dai 3 ai 60 mesi. Per alcune di queste pazienti è ancora in corso. Allora, cosa sappiamo dalla letteratura riguardo al rapporto tra la mutazione e l'outcome riproduttivo? Prendiamo in considerazione l'AMH come biomarker diretto di riserva ovarica, l'ormone antimülleriano, e vediamo che i dati non sono concordi, quindi secondo alcuni studi la mutazione correla con bassi livelli di AMH, secondo altri studi invece la mutazione soltanto di BRCA1 e nelle donne superiori ai 35 anni correla con bassi livelli di ormone, secondo altri studi non c'è nessuna correlazione tra questi due elementi. Quello che è emerso dal nostro studio è che 188 donne hanno ottenuto mediamente una gravidanza, l'età media del concepimento è stata di 30 anni, 4 gravidanze soltanto sono insorte con tecniche di procreazione medicalmente assistita e il tempo impiegato in media per il concepimento è stato di 6 mesi, quindi nessun dato che differisce rispetto a quelli della popolazione generale. Sottolineiamo però che nessuna gravidanza è stata ottenuta dopo diagnosi di patologia oncologica, quindi non è stato possibile osservare il ruolo della terapia antiblastica sul potenziale riproduttivo della paziente mutata. Inoltre non si è osservato neanche un aumento di frequenza delle complicanze ostetriche. Concludendo, diciamo che sono delle pazienti piuttosto fragili, come emerge dal questionario avrebbero numerose richieste. Le fette più grosse vediamo che riguardano indicazioni più precise sulla terapia ormonale sostitutiva, della quale non esistono ancora delle linee guida specifiche, gratuità degli esami che non risulta uniforme su tutto il territorio, un percorso più definito di cura e follow-up per raggruppamento degli screening anche all'interno dello stesso centro e maggiori informazioni sulla PGD, diagnosi genetica preimpianto, esame che consentirebbe a queste pazienti di ridurre del 50% la probabilità di trasmettere la mutazione deleteria alla prole, risulta però ancora eticamente molto discussa. Io ho terminato, grazie a tutti per l'attenzione. Bene, dottoressa, grazie, senza dubbio interessante. Ci sono domande dalla commissione? Io vorrei posso fare farmi una? Sì, prego, ci mancherebbe. Vorrei sapere, ma nelle pazienti mutate che non abbiano effettuato una mastectomia profilattica, in menopausa, che sicurezza si può avere con l'utilizzo della terapia ormonale sostitutiva? Esistono dei dati o ancora dobbiamo aspettare i risultati degli studi in corso? Allora, quello che sappiamo ovviamente è che le pazienti con la mutazione tendono a effettuare appunto chirurgia profilattica in un'età a volte giovane, quindi entra in una fase di menopausa precocemente. Rimuovendo gli annessi, effettuando una ovariectomia, è necessario che facciano una terapia ormonale. Mantengono però l'utero, quindi la terapia non può essere esclusivamente estrogenica, ma è necessario fare una terapia combinata estroprogestinica. Uno studio è stato fatto su larga scala e da quello che si vede nelle pazienti con la mutazione per ogni anno di terapia estrogenica effettuata si ha una riduzione del rischio dell'8%, mentre per ogni anno di terapia progestinica effettuata si ha un aumento del rischio dell'8%, però non sono dei dati che da un punto di vista statistico risultano significativi. E questi dati risultavano ancora più evidenti nella sottopopolazione all'interno dello stesso gruppo delle pazienti che hanno effettuato anestectomia prima dei 45 anni, quindi c'era una riduzione del rischio con terapia estrogenica del 18%, un aumento del rischio con terapia progestinica del 14%, quindi sono dei dati che tutto sommato non differiscono troppo rispetto a quelli che abbiamo sulla popolazione comunque non mutata. Chiaramente sono necessari altri studi per approfondire l'argomento. Grazie. Complimenti, dottoressa, e sempre Maria Grazia Piccioni può introdurre Casimiro De Luca.
Perfetto. Allora, la tesi del laureando Casimiro De Luca ha il titolo Ruolo dell'ecografia polmonare nella gestione clinica delle donne in gravidanza con infezione da SARS-CoV-2. Quindi un argomento ancora purtroppo molto importante e molto attuale. Noi in clinica ostetrica siamo stati fortunati perché abbiamo delle pazienti relativamente giovani, le pazienti in gravidanza, quindi le complicanze polmonari sono state nella maggioranza dei casi poco rilevanti, però ci si è posta il problema di come fare una diagnosi per valutare proprio la gravità della compromissione polmonare in quanto la TAC in gravidanza risulta controindicata. E quindi abbiamo sottoposto queste pazienti ad ecografia polmonare e quindi il candidato Casimiro ci parlerà proprio di questo studio che noi abbiamo eseguito. Prego. Grazie professoressa per l'introduzione, ringrazio il presidente della commissione e la commissione tutta per la parola datami. Condivido lo schermo. Ok, si vede? Sì, sì, si vede, perfetto. Allora, la polmonite da Covid-19 è causata dal virus SARS-CoV-2. Attualmente sono oltre 124 milioni di infetti in tutto il mondo. SARS-CoV-2 è un virus a RNA a singolo filamento, a senso positivo. La trasmissione avviene per via aerea in maniera diretta, quindi dal contatto con persona a persona, con i famosi droplets ormai, e indiretta venendo a contatto con delle superfici infette. Il quadro clinico più comune è dato da una polmonite interstiziale bilaterale. Sebbene la TAC rappresenti il gold standard nella diagnosi, nella valutazione dell'entità del danno, abbiamo condotto uno studio su una coorte di pazienti in gravidanza, pertanto ci siamo avvalsi dell'ecografia polmonare o lung ultrasound. I vantaggi di questa metodica sono il fatto di essere priva di radiazioni ionizzanti, si segue direttamente al letto della paziente, pertanto contiene il contagio, e non è una tecnica invasiva. Tra gli svantaggi invece è una tecnica operatore dipendente, pertanto l'esperienza dell'operatore che la esegue di fondamentale importanza e potrebbe dare degli artefatti tipici di alcune tecniche di imaging. L'obiettivo primario del nostro studio è di andare a valutare quindi il ruolo dell'ecografia polmonare nella valutazione della funzione polmonare della gravida affetta da SARS-CoV-2, mentre l'obiettivo secondario è di andare a valutare il ruolo dell'ecografia polmonare nella definizione non solo della strategia terapeutica, ma anche dell'intero management della gravida affetta da SARS-CoV-2. Abbiamo condotto uno studio prospettico osservazionale dal 1 marzo al 30 novembre 2020 su 30 donne risultate positive al tampone nasofaringeo molecolare presso la clinica ostetrica il Policlinico Umberto I di Roma. Criteri di inclusione del nostro studio sono stati quindi la gravidanza singola, una positività al tampone nasofaringeo per la ricerca dell'RNA virale di SARS-CoV-2, un'età compresa tra i 18 e i 45 anni, un BMI, quindi un indice di massa corporea maggiore o uguale a 30, l'assenza di pregresse o correnti comorbidità legate alla gravidanza e l'assenza di comorbidità materne. Abbiamo invece escluso dal nostro studio le gravidanze gemellari, una pregressa infezione a carico della madre da SARS-CoV-2, un'età materna superiore ai 45 anni, un BMI maggiore a 30 e la presenza di comorbidità materne o legate alla gravidanza. Tutte le pazienti sono state sottoposte al momento del ricovero e dopo il parto ad ecografia polmonare. Quotidianamente sono stati eseguiti esami di laboratorio, tra cui proteina C reattiva, procalcitonina, lipidimero, saturazione dell'ossigeno ed emogast analisi se necessario. La TAC invece è stata eseguita nei casi più gravi a 48 ore dal parto. L'ecografia polmonare abbiamo eseguita impiegando due sonde, una sonda lineare che trasmette a 7,5 MHz per andare quindi a studiare in dettaglio la linea pleurica, mentre la sonda convessa che trasmette a 2,5 MHz l'abbiamo impiegata per escludere la presenza di versamento pericardico. Abbiamo impiegato il metodo a 12 zone andando ad esaminare ciascuna area di ogni emitorace per circa un minuto, andando quindi poi appunto a valutare l'area anteriore, laterale e posteriore e successivamente i segmenti superiore ed inferiore. Abbiamo impiegato un LUS score, quindi un punteggio
punteggio da attribuire all'ecografia impiegato da Voimad, il quale ha attribuito un punteggio da 0 a 3, dove con 0 avevamo l'esclusiva presenza di linee A o meno di 3 linee B separate, e con un punteggio di 3 invece è consolidamenti maggiori di 1 centimetro. Il LUS score totale, quindi il punteggio totale, era in grado di farci capire, di farci apprezzare il grado di coinvolgimento a carico del parenchima polmonare e ovviamente anche lo stato di reazione polmonare. Chiaramente a un punteggio elevato corrispondeva uno stato di reazione polmonare più compromesso e quindi più basso. Alcune pazienti sono state sottoposte a 48 ore dal parto a TAC. Anche in questo caso abbiamo impiegato un punteggio, quindi un TC score dei singoli lobi polmonari proposto da PAN. Viene anche in questo caso attribuito un punteggio da 0 a 5, dove con 0 non vi era nessun coinvolgimento, con 5 un coinvolgimento maggiore del 75%. Il TAC score globale deriva dalla somma dei singoli score lobari. Dall'associazione tra i quadri dell'ecografia polmonare e della sintomatologia abbiamo potuto dividere le sindromi in sindrome lieve, sindrome moderata e sindrome severa. 22 pazienti hanno mostrato una sindrome lieve, pertanto avevano un punteggio dell'ecografia polmonare minore o uguale a 6. Il 63,6% di queste pazienti era completamente asintomatica, il 13,6% presentava tosse, il 9,1% febbre e il 22,7% astenia. 5 pazienti hanno presentato invece una sindrome moderata con un punteggio ecografia polmonare compreso tra 7 e 20. Nessuna di queste pazienti era sintomatica, tutte presentavano tosse, il 60% febbre e il 40% astenia. 3 pazienti avevano invece una sindrome grave e avevano un punteggio ecografia polmonare maggiore o uguale a 20. Tutte le pazienti presentavano tosse, febbre e astenia, 2 pazienti per il 76,7% invece presentavano dispnea. Una paziente è stata trasferita presso i reparti di malattie infettive tropicali e sottoposta a terapia sperimentale con Remdesivir nella dose da carico di 200 mg il primo giorno e per i successivi 5 giorni 100 mg. Non sono state notate reazioni avverse al farmaco. Dall'analisi statistica del nostro studio è emersa una correlazione positiva tra l'età gestazionale al momento della nascita e la modalità del parto, tra il punteggio all'ecografia polmonare e il punteggio alla DAC, mentre una correlazione negativa l'abbiamo osservata tra il punteggio all'ecografia polmonare e l'età gestazionale e tra il punteggio dell'ecografia polmonare e la saturazione dell'ossigeno. 12 pazienti, ovvero il 40%, sono stati sottoposti a taglio cesareo, mentre 18, quindi per il 60%, a parto eutrofico. In 6 pazienti, un peggioramento della condizione clinica ha portato a un'induzione nel parto pretermine nel 20% dei casi dopo la somministrazione di corticosteroidi per portare a maturazione i polmoni fetali. In questa slide vediamo i quadri appunto ecografici e dell'attacco della paziente appunto che è stata trasferita con sindrome grave presso il reparto di malattie infettive. Possiamo notare sulla sinistra il referto ecografico, dove con le linee verdi andiamo a vedere questa discontinuità della linea pleurica e la presenza di consolidamenti, mentre le freccette gialle ci fanno vedere la presenza delle linee B. Questo quadro ci viene confermato quindi poi dalle immagini che vediamo sulla destra della TAC, che presentano proprio un quadro di sindrome interstiziale bilaterale con il caratteristico aspetto a vetro smerigliato. Concludendo, dal nostro studio è emerso che l'ecografia polmonare è ottima nello screening, nella diagnosi precoce e nel follow-up delle pazienti gravide affette da SARS-CoV-2. Inoltre, sembra che questa metodica possa svolgere anche un ruolo importante nel processo decisionale della gravida affetta da SARS-CoV-2. La correlazione positiva ancora tra il punteggio all'ecografia polmonare e il punteggio alla TAC ci ha permesso di capire che effettivamente sono delle metodiche sovrapponibili e che quindi rispecchia l'ecografia polmonare quanto riportato dalla TAC e quindi la situazione che noi abbiamo a livello del parenchima polmonare. Avendo esaminato una coorte di pazienti relativamente breve, sono necessari altri studi per confermare quanto detto. Grazie a tutti per l'attenzione. Sì, bene, complimenti. Ci sono domande? Posso farne una io? Certo. Casimiro, una mia curiosità personale. Certo. Che percentuale avete incontrato di versamento pericardico in questi pazienti? In realtà, prof, non ne abbiamo incontrate, almeno in queste 30 pazienti, nessuna delle pazienti ha presentato versamento pericardico, però 3 pazienti, perché appunto abbiamo rivisto le 3 pazienti con sindrome grave, le abbiamo ricontrollate sempre con l'uso della Convex per scongiurare la presenza di versamento pericardico, in realtà in queste pazienti, nessuna delle pazienti presentava versamento pericardico, almeno in questa coorte di 30 pazienti che io, insomma, ho analizzato. Sarebbe
magari carino come diciamo sequel dello studio andare ad analizzare magari anche nelle pazienti gravi da affette da SARS-CoV-2 con magari delle comorbidità, andare a capire se effettivamente vi è una differenza rispetto a questa coorte di pazienti analizzati, dove noi stavamo studiando comunque l'infezione da Covid su un parenchima polmonare di una gravida comunque sana, quindi fisiologica, e di una gravidanza fisiologica, e vedere magari se effettivamente in delle pazienti che mostrano delle comorbidità sia materne che legate alla gravidanza, se effettivamente questa percentuale in qualche modo si possa alzare. No, lo sai perché ho fatto questa domanda? Perché noi stiamo notando che in queste popolazioni Covid c'è un'alta percentuale di versamento pericardico infiammatorio relata al Covid, che in un contesto come quello della gravidanza vi può peggiorare poi la gestione. Quadro clinico, certo. Però diciamo in queste pazienti, non si in queste 30 pazienti non abbiamo osservato versamento pericardico, quindi non, la percentuale era pari a zero in questo senso. Grazie, Casimiro. No, grazie per la domanda. Passiamo al professor Pulsoni, che presenterà Arianna Krupi. Buonasera a tutti. La leucemia linfatica cronica, voi sapete, è la stessa entità patologica del linfoma a piccoli linfociti, è molto più frequente. Abbiamo adesso nel trattamento di queste patologie una serie di nuovi farmaci di ordine biologico, quindi diversi dalla chemioterapia, che hanno grandemente modificato la prognosi dei nostri pazienti. Il grosso della documentazione dell'efficacia di questi farmaci però è a carico, nella letteratura, a carico soprattutto dei pazienti con leucemia linfatica cronica. Nella quota di pazienti con linfoma a piccoli linfociti, che è la stessa malattia ma che è molto meno comune, non abbiamo grosse informazioni. La tesi della candidata è volta proprio a questo scopo, una tesi sperimentale. Lei ha raccolto le caratteristiche di una serie di pazienti con una manifestazione della malattia soprattutto di aspetto linfomatoso, quindi con le masse piuttosto che con la linfocitosi, per valutare appunto l'efficacia di questi nuovi farmaci biologici in questo subset di pazienti. Perfetto, Arianna, a te la parola, grazie. Grazie mille professore, grazie presidente e grazie commissione tutta per la presentazione. Allora, ok, riuscite a vedere? Sì, sì, metti a presentazione. Allora, la leucemia linfatica cronica e linfoma a piccoli linfociti sono delle neoplasie appunto che originano dai linfociti bimaturi. La leucemia linfatica cronica presenta un'incidenza di 5,1 casi ogni 100.000 abitanti, ma in questo contesto il linfoma a piccoli linfociti è un linfoma non Hodgkin molto più raro, costituente il 4% del totale. La presentazione clinica diviene importantissima nella diagnosi differenziale dal momento che dal punto di vista sia fenotipico nonché morfologico la presentazione appunto è analoga. Avremo quindi che la linfadenomegalia o la splenomegalia e la diagnosi sono fondamentali per la diagnosi di linfoma piccoli linfociti, la linfocitosi invece per la leucemia linfatica cronica. Risulta essere inoltre importantissima la valutazione di della mutazione di TP53 e la deletione del cromosoma 17P per individuare una possibile chemorefrattarietà del tumore. Abbiamo analizzato tre farmaci che sono la target therapy in queste due patologie, che sono venetoclax, ibrutinib e idelalisib. Ibrutinib e idelalisib sono dei BCR inhibitors perché agiscono a valle del pathway generato dal BCR. Ibrutinib inibisce BTK, idelalisib infatti inibisce P3K. Venetoclax invece agisce su un substrato che è differente, BCL2, e inducendo in questo modo l'apoptosi dopo la sua inibizione. In tutti e tre i casi quello che ne deriva è comunque una riduzione della proliferazione del clone neoplastico. Il trattamento delle due patologie può essere effettuato con differenti schemi terapeutici. Nel paziente fit, per esempio, senza alterazioni genetiche di rischio, la chemoimmunoterapia risulta essere estremamente efficace, quantomeno in prima linea, mentre la target therapy riveste un ruolo fondamentale nel caso in cui siano presenti TP53 mutato o 17P deleto. A maggior ragione nel paziente in recidiva, la presenza di queste alterazioni impone il trattamento con target therapy, così anche come nel caso di una recidiva precoce e in alcuni casi anche dopo recidiva tardiva. In questo studio, come detto, abbiamo analizzato lo specifico subset di pazienti con linfoma a piccoli linfociti dopo target therapy, valutando la qualità della risposta, la progression free survival, overall survival, la tossicità farmacologica e confrontando i dati che hanno ottenuto quando possibile con la letteratura riguardo alla linfatica cronica.
Abbiamo analizzato 26 pazienti totali, anche se qualora un paziente abbia effettuato più di un farmaco biologico è stato conteggiato più volte, la maggior parte di sesso maschile, con un'età mediana alla diagnosi di 63 anni, la presenza di fattori di rischio è stata valutata come beta di microglobulina, LDH elevata, è stata effettuata la sedazione di Rabinè e la presenza o meno di masse balchi. Possiamo osservare come all'inizio della target therapy molti pazienti presentino uno di questi fattori di rischio presenti. Infine è stata valutata la presenza di TP53 mutato o G7P deletto per la risposta alla chemoimmunoterapia. I risultati da noi ottenuti sono sintetizzati in questa slide, è stato effettuato un follow-up a 3 mesi mediano per tutti e 3 i farmaci e si può osservare come tutti e 3 abbiano indotto sostanzialmente una risposta che nella maggior parte dei pazienti è di tipo parziale, fatta eccezione per venetoclax che ha fatto osservare 2 risposte complete, le uniche del nostro studio. Su queste 2 risposte complete è stata effettuata una valutazione della malattia minima residua che in tutti e 2 i casi è risultata essere non quantificabile e questo in funzione degli aggiornamenti ultimi dello studio Murano ci consente, su venetoclax appunto, ci consente di ipotizzare una ottima prognosi anche a lungo termine. Questo è importantissimo perché il follow-up dei pazienti trattati con venetoclax in nostro possesso è nettamente inferiore rispetto a quello di ibrutinib e di idelalisib. La progression free survival su popolazioni intention to treat ha fatto osservare sia per ibrutinib che idelalisib un'ottima mediana, 42 per ibrutinib, 36 per idelalisib, quindi molto simile tra loro. È stato effettuato uno studio per quanto un confronto con la linfatica cronica con lo studio Resonate per quanto riguarda ibrutinib, dove la mediana era di 44 mesi, quindi simile a quella da noi ottenuta, e con lo studio idelalisib più rituximab versus placebo per idelalisib, ovviamente, dove la mediana di 20,3 mesi risulta essere addirittura inferiore a quella da noi ottenuta. Un vantaggio si ottiene anche nella popolazione a rischio per la presenza di TP53 mutato o G7P deleto. Possiamo osservare la curva in azzurro come la mediana corrisponda a 42 mesi circa. Il confronto è stato effettuato, quindi simile alla popolazione intention to treat. È stato effettuato inoltre una valutazione, un confronto con lo studio Resonate e Resonate 17, entrambi quindi hanno analizzato i ibrutinib sulla linfatica cronica. La scelta è stata effettuata principalmente perché la maggior parte dei pazienti su cui è stata valutata la presenza di queste alterazioni genetiche da noi valutata è stato poi trattato con ibrutinib. Possiamo osservare come lo studio Resonate abbia messo in evidenza una mediana di 40 mesi, simile alla nostra di 42. Lo studio Resonate 17, in questo caso il follow-up era più breve, e ha messo in evidenza una PFS a 24 mesi stimata del 63%, simile a quella comunque da noi ottenuta a 24 mesi per idelalisib, intorno al 60%. È stata effettuata una valutazione dell'overall survival, che corrisponde per tutte e 3 i farmaci presi in considerazione a una mediana di 40 mesi, quindi comunque ottima, e infine la tossicità farmacologica. Possiamo mettere in evidenza come la maggior parte degli effetti collaterali riscontrati siano di natura infettiva per tutti e 3 i farmaci, e invece con la comparsa di pestinopenia tra le complicanze ematologiche. È molto, molto importante però osservare come di queste complicanze infettive la maggior parte siano di grado comunque inferiore a 3, quindi di grado non severo, indicativo appunto di una ottima tollerabilità della terapia. Possiamo quindi concludere dicendo che la progression free survival nei pazienti con linfoma piccoli linfociti al pari dei pazienti con leucemia linfatica cronica dopo trattamento con target therapy è simile, che la presenza di TP53 mutato o G7P deleto, che normalmente indica, come detto prima, una chemorefrattarietà, non influenza in questo caso la risposta al trattamento per quanto riguarda la PFS, che l'overall survival con target therapy è ottima ed è migliore di a quella che sarebbe osservata dopo trattamento chemoimmunoterapico. Ricordiamo infatti che i nostri erano pazienti più ritrattati con fattori di rischio, non solo di natura genetica. Fra tutti e 3 i farmaci analizzati, il venetoclax è quello che induce la risposta più profonda. Ricordiamo infatti le 2 risposte complete con malattia minima residua non quantificabile, e infine che la target therapy anche sul lungo periodo è una terapia con ridotta tossicità, anche se incrementa in alcuni pazienti il rischio infettivo. Grazie mille per l'attenzione. Bene, complimenti, complimenti dottoressa. E, bene, domande? Avete in programma la pubblicazione di questi dati?
forse bisognerebbe andare ad indagare una coorte di pazienti un po' più ampia. Il numero di pazienti è molto limitato, anche questo in funzione della malattia, che è estremamente rara, abbiamo visto prima il 4%, quindi andrebbe effettuato uno studio più numeroso, e soprattutto per quanto riguarda Venetorax, che è il farmaco fra i tre forse più promettente, andrebbe effettuato anche un follow up più duraturo. Però sicuramente sono risultati interessanti, perché come ha precedentemente detto il professore, il linfoma piccoli linfociti è una neoplasia molto poco esplorata in letteratura, a fronte invece di una mole importantissima di dati sulla linfatica cronica. Molto bene, grazie. Grazie mille. Passiamo allora, chiedo al professor Rossi di presentare Rami Shannik. Allora, buonasera a tutti, buon pomeriggio ai nostri laureandi. Bene, Shannik ha lavorato con noi nel nostro ambulatorio per circa un anno e mezzo e ha prodotto una tesi che ha il titolo Utilizzo della tricoscopia nelle diagnosi della psoriasi di forma minima e nuove incidenze. Proprio l'adozione di questa tecnica ha consentito a evidenziare tutte quelle forme di psoriasi che non sono clinicamente evidenti, soprattutto a livello del cuoio capelluto, cambiando un po' quello che è l'incidenza di questa malattia, sicuramente aumentandola perché è aumentata la sensibilità. Però non voglio dirvi nient'altro, voglio che sia il nostro candidato a dirci quali sono stati i risultati ottenuti e le conclusioni. A te, Rami. Grazie professore per la presentazione, buon pomeriggio a tutti, ringrazio il presidente e la commissione tutta. Condivido lo schermo. Eccoci, mi vedete? La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica sistemica ad andamento cronico recidivante con prevalente interessamento cutaneo e con un'incidenza del 2-3% nella popolazione generale. Inoltre, la localizzazione più frequente è al cuoio capelluto. La psoriasi riconosce una patogenesi multifattoriale in cui partecipano sia fattori genetici che citochine nel determinare l'anomalo turnover cheratinocitario, l'infiltrazione dermoepidermica, l'angiogenesi e la vasodilatazione. Tutto ciò si traduce nella formazione di lesioni cutanee eritematosquamose che possiamo apprezzare clinicamente e in alterazioni del microcircolo cutaneo che si verificano precocemente nello sviluppo delle lesioni anche prima che l'iperplasia epidermica possa essere rilevata clinicamente o istologicamente. La tricoscopia è una tecnica non invasiva di elevata raffinatezza e precisione diagnostica che permette una visione ad alto ingrandimento della superficie del cuoio capelluto e per questo ci permette di apprezzare le alterazioni del microcircolo cutaneo che avvengono nella psoriasi. Inoltre, con l'indice Buscapsi ci offre uno score oggettivo sulla gravità della psoriasi del cuoio capelluto. Grazie alle sue caratteristiche, quindi, la tricoscopia ci permette di effettuare una diagnosi precoce delle forme minime di psoriasi. Come precedentemente osservato da Ryan, i pattern vascolari più frequentemente osservati nella psoriasi sono il pattern puntiforme, il pattern a forcina e il pattern globulare. Nello specifico, il pattern puntiforme è caratterizzato dalla presenza di aree vascolari puntiformi in sede inter- e perifollicolare con disposizione regolare di piccole dimensioni e di colorito rosso. Questo quadro può essere evidenziato ponendo la sonda a piatto sulla superficie della placca. Inoltre, a maggiore ingrandimento è possibile osservare i glomeruli che corrispondono alle alterazioni del loop atriovenoso e rappresentano forme più gravi di malattia. I vasi a forcina invece sono localizzati alla periferia delle lesioni e subiscono le alterazioni dovute all'iperpapillomatosi e all'iperkeratosi, andando incontro ad uno stiramento della papilla verso il polo alterato, con conseguente aspetto allungato e perdita del normale orientamento nel derma. Questo quadro è apprezzabile ponendo la sonda che forma un angolo tangente rispetto alla superficie della placca psoriasica. Infine, il pattern globulare è caratterizzato dalla presenza di aree vascolari puntiformi, uguali a quelli del pattern puntiforme, ma disposte in anelli e cerchi irregolari.
L'obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare l'incidenza della psoriasi a livello del cuoio capelluto mediante la trigoscopia in pazienti affetti da patologie trigologiche e di metterla in relazione a patologie autoimmuni, a familiarità, alla presenza o meno di alterazioni della normale funzionalità articolare. Il nostro è stato uno studio monocentrico osservazionale di corte retrospettivo su pazienti afferenti all'ambulatorio di trigologia dal 2000 a febbraio 2021. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame trigoscopico. Tra i criteri di inclusione abbiamo avuto la presenza di lesioni eritematosquamose del cuoio capelluto e o la presenza di pattern vascolari tipici di psoriasi. Inoltre, per tutti i pazienti sono state raccolte informazioni riguardo la patologia trigologica nota, la presenza di eritema ed esquamazione nel cuoio capelluto, il tipo di pattern vascolare, la presenza di psoriasi in sede diversa dal cuoio capelluto, la familiarità per psoriasi, la presenza di alterazioni articolari e la presenza di altre patologie autoimmuni. 956 pazienti sono stati selezionati per il nostro studio, con un'età media di 42,9 anni, 452 sono stati maschi e 504 le femmine. Come si può osservare dal diagramma a torta, l'incidenza di psoriasi in soggetti affetti da patologie tricologiche è risultata essere dell'11,56%, incidenza notevolmente maggiore rispetto a quella comunemente riportata che prende in considerazione solo le forme clinicamente evidenti. Per quanto riguarda il pattern vascolare, nel 57% dei casi è stato riscontrato il pattern vascolare a forcina, nel 28,6% dei casi il pattern vascolare puntiforme e nel 14,3% dei casi il pattern vascolare globulare. 10 pazienti riferivano dolori articolari, mentre 6 pazienti avevano una diagnosi nota di artrite psoriasica. Infine, in 82 pazienti è stata riscontrata l'associazione con altre malattie autoimmuni. La psoriasi del cuoio capelluto dunque ha un'incidenza del 50-80% dei casi e nella pratica clinica è molto utile tener conto di questo dato in quanto mediante la trigoscopia possiamo andare a riconoscere precocemente le alterazioni morfofunzionali dei pattern vascolari che si presentano nella psoriasi, soprattutto in quelle forme lievi e scarsamente sintomatiche che risultano di difficile inquadramento diagnostico. Dunque, mediante la trigoscopia possiamo effettuare la diagnosi precoce delle forme non clinicamente evidenti di psoriasi. A suffragio dell'ipotesi ormai accertata della natura immunometabolica della psoriasi, è frequente l'associazione della psoriasi con altre patologie autoimmuni, tra le quali le più frequenti sono riportate nella tabella. Di particolare interesse è l'associazione tra la psoriasi e l'artrite psoriasica. Secondo l'articolo di Wilson, infatti, il rischio di sviluppare artrite psoriasica è 3,89 volte più alto nei pazienti con psoriasi del cuoio capelluto rispetto alla localizzazione in altra sede. Ne deriva che le lesioni minime del cuoio capelluto sono un fattore predittivo per lo sviluppo di artropatia e che la diagnosi tardiva di artropatia psoriasica espone il paziente ad una malattia più grave con un decorso clinico maggiormente invalidante. Da qui deriva la necessità di una stretta collaborazione tra dermatologo e reumatologo, in quanto il dermatologo può offrire al reumatologo la conferma diagnostica circa la natura dell'artropatia che affligge il paziente psoriasico. Il paziente, viceversa, il reumatologo si occuperà di monitorare il paziente psoriasico nell'eventuale sviluppo dell'artropatia psoriasica. Possiamo concludere dicendo che le malattie dermatologiche ancora una volta possono essere la spia di malattie internistiche. Grazie a tutti per l'attenzione. Bene, interessante. E chiedo alla Commissione se ci sono domande. Complimenti, una curiosità. Volevo sapere, ma viene prima la lesione cutanea e dopo l'artrite oppure non è detto? Complimenti perché è un bel lavoro quello che avete svolto. Grazie professoressa per la domanda. No, l'artrite psoriasica rappresenta un continuum nell'evoluzione della psoriasi, quindi si verificano le lesioni, si presentano le lesioni e l'artrite psoriasica che secondo i dati della letteratura si verifica in un 5-41% della popolazione psoriasica può verificarsi, ma non è obbligatoria. Ed è per questo che il nostro studio, attraverso la trigoscopia, ha lo scopo di diagnosticare precocemente la psoriasi, proprio per andare ad individuare precocemente le lesioni che si verificano a livello delle articolazioni, tra cui l'entesite, proprio per prevenire deformità, dolori, che poi diventano irreversibili nel corso dell'evoluzione della malattia.
Grazie. Grazie a lei. D'accordo, bene, complimenti. Allora chiedo ora al professor Casella di presentare la candidata Alice Lafranca. Buonasera, grazie Presidente e un saluto a tutta la Commissione. È con piacere che presento la candidata Alice Lafranca che presenterà la tesi riguardante la malattia da reflusso gastroesofageo post-sleeve gastrectomy, risultati della conversione in Roux-en-Y gastric bypass. La presento con piacere perché la candidata non solo ha dimostrato capacità di ricerca e di analisi scientifica in questa tesi prospettica, ma anche perché devo dire che ha saputo mantenere essere molto tenace e avere diciamo molto forte in questo periodo pandemico in cui devo dire è stato complesso per noi e figuriamoci per i nostri studenti continuare il loro lavoro. E inoltre la candidata è anche una studentessa fuori sede, per cui devo dire che ha saputo affrontare anche queste difficoltà organizzative con grande capacità. Prego Alice, presenta la tua tesi. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Casella per la presentazione, saluto il presidente di commissione e la commissione tutta. Procedo con la condivisione dello schermo. Ok. Allora, per rispondere alla dilagante epidemia di obesità che si è riscontrata negli ultimi 40 anni, il numero di interventi di chirurgia bariatrica è aumentato notevolmente, come si evince da questo grafico eseguito utilizzando i dati della Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità. L'intervento maggiormente effettuato in Italia è la sleeve gastrectomy, che solo nel 2019 è stata effettuata su oltre 10.000 pazienti. Questo primato è dovuto fondamentalmente all'assenza della necessità di confezionare anastomosi, al ridotto tasso di complicanze, alla rapidità di esecuzione e all'assenza di malassorbimento postoperatorio. Tuttavia, la relativamente recente introduzione di questa tecnica ha permesso solo negli ultimi anni di porre le basi per un dibattito sulle complicanze a lungo termine e quindi dell'associazione tra la sleeve gastrectomy e il reflusso gastroesofageo. L'intervento prevede l'esecuzione di una gastrectomia verticale con confezionamento di una manica gastrica di dimensioni ridotte e sono stati identificati dei fattori reflussogeni, tra cui appunto l'eliminazione dell'angolo di His, l'aumentato rischio di sviluppare ernia iatale, l'aumento della pressione intragastrica correlato alla riduzione del volume, la diminuzione della compliance gastrica e l'abolizione della pompa antrale. Tuttavia sono stati anche identificati dei fattori che sembrerebbero migliorare il reflusso nei pazienti operati e quindi all'interno della comunità scientifica l'argomento è ancora dibattuto. Tuttavia da uno studio di questo stesso gruppo pubblicato nel 2016 è stato riscontrato a un follow-up di 5 anni un aggravamento di malattia da reflusso gastroesofageo o sviluppo di emorragia de novo e alterazioni endoscopiche quali l'esofagite erosiva e l'esofago di Barrett. Dalla letteratura scientifica sappiamo che l'esofago di Barrett in circa l'1% dei casi evolve verso l'adenocarcinoma esofageo e a causa proprio della recente introduzione di questa tecnica cominciano adesso a essere riportati dei casi di adenocarcinoma esofageo in pazienti operati di sleeve gastrectomy. Per questo motivo l'obiettivo di questo studio è valutare gli effetti della conversione da sleeve gastrectomy a Roux-en-Y gastric bypass sulla malattia da reflusso gastroesofageo in pazienti con sintomatologia refrattaria a terapia medica o alterazioni endoscopiche. Questo studio è stato svolto in 3 fasi. I pazienti erano stati chiaramente sottoposti a sleeve gastrectomy al tempo zero e sono stati successivamente convertiti a Roux-en-Y gastric bypass ed è stato poi effettuato il follow-up. Sono stati arruolati 5 pazienti operati la prima volta tra il 2010 e il 2013 presso il Policlinico Umberto I e convertiti a Roux-en-Y gastric bypass tra il 2018 e il 2020 sempre presso il Policlinico. Poi è stata effettuata una valutazione della storia clinica e in particolare per la terapia farmacologica con inibitori di pompa è stato appositamente elaborato uno score basato sul dosaggio e sulla frequenza di somministrazione.
È stato poi somministrato il questionario GERD-HRQL che mira a valutare la qualità di vita nei pazienti con reflusso e si basa sulla valutazione di tre score. Il total score, lo score di pirosi che si basa sui primi sei item del questionario, lo score di rigurgito che si basa sugli item da 10 a 15. Alla fine del questionario inoltre è presente una domanda ovviamente non inclusa nel calcolo degli score sulla soddisfazione del paziente riguardo alla propria condizione attuale. È stato poi effettuato un esame endoscopico preoperatorio per valutare la presenza di esofagite da reflusso, ernia iatale o esofago di Barrett ed è stato poi appunto effettuato il follow-up. Per quanto riguarda i dati operatori, innanzitutto nell'immagine a destra possiamo vedere la disposizione dei trocar per effettuare l'intervento in laparoscopia e i principali tempi operatori. L'intervento prevede il confezionamento di una tasca gastrica di dimensioni ulteriormente ridotte rispetto a quelle derivanti dalla sleeve gastrectomy e il confezionamento di due anastomosi. La prima è un'anastomosi gastrodigiunale laterolaterale. La seconda è un'anastomosi digiuno-digiunale laterolaterale a piede d'ansa. Si viene così a conformare una ansa alimentare lunga 100 cm, quindi di lunghezza ridotta, e un'ansa biliare di 50 cm, assumendo un caratteristico aspetto a Y che dà appunto il nome all'intervento. Tutti i pazienti hanno avuto un ottimo decorso postoperatorio, sono stati mobilizzati il giorno stesso dell'intervento, hanno avuto una degenza media di 5,5 giorni con una ripresa dell'alimentazione dopo 3 giorni. In nessun caso sono state riscontrate complicanze intra e postoperatorie, exitus o necessità di convertire a laparotomia e in terza giornata postoperatoria è stata eseguita in tutti i pazienti un RX transito che non ha mostrato in nessun caso spandimento del mezzo di contrasto, quindi segno di una corretta esecuzione dell'intervento e di una buona tenuta anastomotica. Per quanto riguarda i risultati, abbiamo valutato innanzitutto l'utilizzo la necessità di terapia medica. Tutti i pazienti erano in terapia con inibitori di pompa protonica da almeno 3 anni, ma la maggior parte da più di 5 anni, con dosaggio alto e una paziente con dosaggio massimo. Questi sono i risultati dopo il reintervento. L'80% dei pazienti ha potuto sospendere la terapia già dopo un mese in maniera statisticamente significativa e l'unica paziente rimasta in terapia ha potuto comunque ridurre il dosaggio dopo 6 mesi ed è in attesa di completare il follow-up a 12 mesi. Per quanto riguarda invece il questionario, è stato somministrato prima e dopo il reintervento e si è riscontrato una riduzione di tutti gli score calcolati, con dati statisticamente significativi per quanto riguarda la pirosi retrosternale. Si segnala in particolare che lo score di pirosi e lo score di rigurgito sono considerati negativi per punteggio inferiore a 12 e quindi si sono fortemente negativizzati. Analizzando anche i singoli item, si nota come anche la disfagia si sia completamente annullata dopo il reintervento, che non era chiaramente inclusa negli score precedenti. Per quanto riguarda invece la domanda finale sulla soddisfazione dei pazienti, tutti i pazienti si sono ritenuti pienamente soddisfatti della loro condizione dopo il reintervento. Anche dal punto di vista del controllo ponderale, il bypass si è mostrato efficace perché tutti i pazienti sono rimasti nel range del normopeso, quindi hanno continuato ad avere un buon controllo ponderale che era comunque stato ottenuto già con la sleeve gastrectomy e soprattutto non si sono registrati dimagrimenti patologici, considerando che il bypass gastrico presenta una componente malassorbitiva che nella sleeve gastrectomy non è presente. Per concludere, quindi, i nostri dati si sono mostrati allineati con i pochi dati presenti in letteratura e quindi la conversione a Roux-en-Y gastric bypass si è mostrata trattamento sicuro ed efficace per il controllo della sintomatologia nei pazienti che sviluppano reflusso dopo SLIB. In particolare, infatti, l'80% dei pazienti ha potuto sospendere la terapia medica già dopo il primo mese dal reintervento e tutti i pazienti hanno registrato un netto miglioramento della loro qualità di vita con piena soddisfazione post-intervento. Non si sono infine registrati dimagrimenti patologici o deficit vitaminici, tenendo comunque presente che le linee guida indicano comunque l'assunzione di un integratore multivitaminico dopo l'intervento di bypass. E i prossimi step dello studio saranno chiaramente una valutazione endoscopica post-operatoria da effettuare possibilmente su un follow-up più lungo e poi l'ampliamento del campione, considerando che la drastica riduzione degli interventi in chirurgia elettiva che è stata causata dall'emergenza Covid ha chiaramente inficiato il campionamento di questo studio. Grazie per l'attenzione. Molto bene,
Grazie, complimenti. Grazie. E vediamo se ci sono domande. Complimenti, una sola curiosità, che tipo, ci sono delle complicanze a lungo termine di, per questo tipo di intervento, dico negli anni successivi, non immediati? Allora, l'intervento di bypass gastrico eseguito per prima intenzione, quindi come primo intervento di chirurgia bariatrica, ha chiaramente come principale complicanza quelle legate al malassorbimento, perché chiaramente ha una componente malassorbitiva che nella SDIB non è presente, e quindi diciamo viene effettuato un follow up per controllare proprio la questione di malassorbimento. In realtà relativamente all'intervento di gastric bypass come conversione a SDIB gastrectomy è una procedura abbastanza nuova, quindi si può supporre che chiaramente la principale complicanza riguarderà sempre la possibilità di avere un malassorbimento, e comunque nei nostri pazienti non è stata riscontrata, però appunto sono degli studi molto recenti quelli che riguardano la conversione da SLIV a bypass, proprio perché si è resa necessaria diciamo dopo molti, molti anni dall'esecuzione del primo intervento di SLIV gastrectomy. Grazie. Bene, grazie. E passiamo... chiedo al professor Mancino di presentare Elena Maria Lamacchia. Ecco, buonasera alla commissione, buonasera ai candidati, buonasera Elena. La ragazza ha seguito una tesi sul VBAC, un acronimo che contraddistingue la possibilità di partorire con parto vaginale dopo aver eseguito un cesareo. A livello mondiale c'è una battaglia che cerca di ridurre, di riportare nei giusti limiti l'utilizzo del cesareo nelle pratiche, nelle modalità del parto, e anche qui in Italia si sta cercando di far sì che le pazienti che hanno eseguito un taglio cesareo precedentemente possano in futuro poter partorire per parto vaginale. La Elena ha seguito questa tesi in questo periodo di difficoltà, anche lei è una neomamma e quindi ha seguito questo percorso e ha individuato una serie di problematiche, di linee, di guida e di dati che le pazienti seguono rispetto alla propria decisione, alle notizie che i curanti, il medico, l'ostetrica, il medico di base, il ginecologo, hanno riguardo questa modalità del parto. Per cui diamo la parola a Elena Lamacchia che ci darà delle delucidazioni in merito. Ringrazio il professor Mancino per la presentazione, ringrazio anche il presidente e tutta la commissione. Allora, avvio la presentazione. Secondo l'ultimo rapporto nazionale disponibile, in Italia nel 2017 il 32,8% dei parti è avvenuto con taglio cesareo, uno dei valori più alti a livello europeo, valore ben al di sopra della percentuale raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità del 15%, oltre la quale il ricorso al taglio cesareo non sarebbe giustificato dal punto di vista medico e non associato a una riduzione del tasso di mortalità materna e infantile. Tra le cause dell'aumento del tasso di tagli cesari compare in modo rilevante la pratica del taglio cesareo su richiesta materna, che nasce da condizionamenti sociali, culturali, medici e dovuto soprattutto alla tocofobia e alla possibilità di pianificare il momento del parto. Una delle strategie per ridurre l'elevato numero dei tagli cesari è la promozione del ricorso al VBAC, parto vaginale dopo cesareo, ovviamente per quelle donne che non presentano controindicazioni. Infatti tutte le linee guida delle maggiori società scientifiche internazionali e quelle italiane redatte dall'Istituto Superiore di Sanità non precludono il parto naturale se non in particolari condizioni di rischio in donne che abbiano precedentemente subito un cesareo. Lo scopo di questo cross-sectional study è stato quello di conoscere e valutare le opinioni e le esperienze delle donne che, in seguito a un taglio cesareo, hanno avuto un VBAC. L'attenzione è stata focalizzata su aspetti clinici e emotivi del precedente taglio cesareo, aspetti clinici e emotivi del VBAC, valutazione delle informazioni e assistenze ricevute nel VBAC. La raccolta dei dati è stata effettuata tramite la somministrazione di un questionario online attraverso la piattaforma Google Form, costituito da 33 domande ed è stata compilata in forma del tutto anonima.
340 donne hanno risposto al questionario, l'età media è di 35,3 anni. La fascia di età più rappresentata è stata quella dai 30 ai 39 anni. Tra le donne intervistate, 322 sono italiane e 18 sono cittadine straniere. Circa la metà possiedono una laurea e il 34% un diploma. Per quanto riguarda il taglio cesareo, la maggioranza delle intervistate ha partorito in un ospedale pubblico e non ha avuto nessuna complicanza durante e o dopo il taglio cesareo. Il 58% delle donne ha subito un'anestesia spinale e circa il 34% una epidurale. Nella nostra casistica, la maggior parte dei tagli cesarei precedenti al VUBAC rientravano nella classe 1 di Robson, ossia donne al primo parto che presentano una gravidanza a basso rischio, e nella classe 2, ovvero donne con taglio cesareo di elezione. Questo dato ci offre il primo spunto di riflessione. Infatti, in questi casi il ricorso a un taglio cesareo appare probabilmente non appropriato, in quanto, considerando che le indicazioni cliniche al taglio cesareo di elezione sono relativamente poche, è ragionevole supporre che la decisione al cesareo o al non travaglio sia condivisa da donne e ginecologo per indicazioni non cliniche. Tra queste rientra il taglio cesareo effettuato per richiesta materna, che spesso viene considerato uno dei fattori determinanti l'incremento del numero dei cesarei. L'84% delle partecipanti riferisce rammarico dopo il cesareo, vissuto quasi come un evento traumatico associato a sentimenti negativi quali dolore, tristezza, frustrazione, rabbia, senso di fallimento e di impotenza. Inoltre, dalle risposte alle domande aperte si evince una sorta di insoddisfazione riguardante la mancanza di una comunicazione efficace con il personale sanitario ed emerge un preoccupante senso di colpevolizzazione del medico per la scelta del parto cesareo. Per quanto riguarda invece il VUBAC, la maggioranza delle intervistate ha partorito in un ospedale pubblico e non ha avuto nessuna complicanza durante e o dopo il parto. Dato allarmante è però che il 4,4% delle donne ha preferito partorire in casa con la sola assistenza di un'ostetrica. Questa tendenza, che in Italia si stima essere intorno allo 0,05-0,1%, sembra essersi incrementata negli ultimi mesi dalla volontà di evitare gli ospedali per effetto della pandemia da Covid-19 in corso, ma un parto in ambiente extraospedaliero o a domicilio può al contrario rivelarsi potenzialmente pericoloso. Ad esempio, negli USA i dati della letteratura relativi al parto in casa pianificato riportano l'associazione con un significativo aumentato rischio di morte e di morbilità neonatale. Per la classificazione di Robson al VUBAC, la maggioranza delle donne intervistate appartenevano alla classe 5, quindi multipare, con almeno un taglio cesareo precedente, con una gravidanza cefalica singola a più di 37 settimane di gestazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di un parto a termine tra le 37 e le 41 settimane e il travaglio è stato spontaneo, entrambi fattori predittivi di successo del VUBAC. Dalla valutazione dell'assistenza ricevuta durante la gravidanza emerge la soddisfazione per il trattamento ricevuto dal team sanitario, preferendo come figura di riferimento il ginecologo e in misura leggermente minore l'ostetrica privata. Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla nostra indagine è che quasi il 41% delle donne intervistate ha scelto di informarsi sulla possibilità di un TOLAC, travaglio di prova dopo taglio cesareo, tramite internet, non sempre considerato uno strumento affidabile per la mancanza di coerenza delle informazioni e la difficoltà per i fruitori di giudicare la correttezza dell'informazione. Circa il 92% delle partecipanti ha giudicato soddisfacente il trattamento ricevuto durante il VUBAC dal team ostetrico-ginecologico. Contrariamente a quanto riportato precedentemente nel caso del taglio cesareo, dall'analisi delle risposte riguardanti il successivo VUBAC emerge la totale soddisfazione per aver scelto tale modalità di parto, correlato a un legame percepito come più stretto con il neonato, a una degenza ospedaliera più breve e a un recupero postpartum più veloce. Il presente studio suggerisce quindi l'importanza di conoscere e valutare le esperienze e le emozioni materne sul VUBAC, soffermando l'attenzione su interventi antepartum focalizzati sulla donna, senza tralasciare di considerare le emozioni vissute a seguito del taglio cesareo precedente. Le strategie da implementare per aumentare il tasso di VUBAC includono il miglioramento della comunicazione paziente-medico, un processo decisionale condiviso sulla modalità di parto e il counseling prenatale,
volto a informare in modo corretto la donna sulla possibilità, sui benefici e i rischi associati al VUBAC e al taglio cesareo elettivo ripetuto. Grazie per l'attenzione. Bene, complimenti, grazie. E vediamo se ci sono domande dalla Commissione. Ci sono diversi ginecologi, ostetrici, nessuna altri domanda? Altri due ce ne sono. Comunque va bene così. Ringrazio la dottoressa Lamacchia. Chiedo ancora al professor Mancino di presentare la Chiara Rizzardi. La candidata Chiara Rizzardi ha seguito una tesi su uno spunto che lo scorso anno l'AIFA ha dato rispetto alla problematica dell'utilizzo di farmaci in gravidanza. L'AIFA ha sottolineato che c'era un abuso rispetto alle linee guida e alle notizie, alle informazioni dell'utilizzo di farmaci in gravidanza. La Chiara, pertanto, da questo spunto ha seguito un percorso che ha portato ad analizzare quelle che sono le necessità e le vie di informazione dell'utilizzo di farmaci durante il percorso gravidanza. Quindi diamo la parola alla Chiara Rizzardi, che ci spiegherà un pochettino le informazioni che ne ha tratto. Ringrazio innanzitutto il professore quindi per l'introduzione, saluto il presidente della commissione e tutta la commissione. Allora, condivido lo schermo. E si vede? Sì. Perfetto. Ok, allora. I farmaci in gravidanza sono un argomento di grande interesse ed apprensione nell'ambito della salute pubblica per gli effetti che questi possono avere sia sulla madre che sul feto. In generale, alla base delle prescrizioni farmacologiche vi è un'attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio. Tuttavia, al giorno d'oggi mancano ancora delle evidenze scientifiche robuste in grado di guidare queste valutazioni, a causa proprio dell'impossibilità di includere le gestanti nei trial clinici. Di conseguenza, le informazioni relative al profilo di sicurezza, al dosaggio e agli effetti a lungo termine dei medicinali usati derivano prevalentemente da studi osservazionali. Nonostante tutto, l'uso dei farmaci in gravidanza è estremamente diffuso in tutto il mondo e si stima che in media l'81% delle donne assuma almeno un farmaco nel corso della gravidanza. Ovviamente l'uso dei farmaci in gravidanza deve tener conto dei cambiamenti fisiologici a cui va incontro l'organismo femminile, che influenzano inevitabilmente la farmacocinetica. In modo particolare si assiste generalmente ad una riduzione dell'assorbimento dei farmaci, soprattutto per quanto riguarda i farmaci assunti e somministrati per via orale, ad un'alterazione della distribuzione ed un aumento sia del metabolismo che dell'eliminazione, motivo per cui è estremamente importante individuare sia il principio attivo che il dosaggio dei farmaci più adatti alle singole situazioni. In questo contesto, gli obiettivi del nostro studio sono stati appunto quelli di descrivere la prevalenza d'uso e la modalità d'assunzione sia dell'acido folico che dei farmaci durante la gravidanza e di valutare l'appropriatezza prescrittiva delle principali categorie farmacologiche assunte. È stato quindi condotto uno studio retrospettivo attraverso la somministrazione di un questionario online su larga scala. La popolazione target della nostra indagine ha incluso donne in gravidanza al momento della compilazione, ma anche le neomamme che avessero partorito negli ultimi 6 mesi. L'unico criterio di esclusione è stato rappresentato dal paese di residenza, in quanto tutte le partecipanti dovevano risiedere in Italia al momento della compilazione del questionario. Sono quindi stati raccolti dati in forma anonima ed in totale abbiamo raccolto le risposte di 394 partecipanti. Dall'analisi dei dati relativi alla supplementazione dell'acido folico è emerso che solamente il 34% delle partecipanti lo ha assunto in maniera corretta e quindi seguendo le linee guida nazionali, iniziando la supplementazione quotidiana almeno un mese prima del concepimento e protraendola per tutto il primo trimestre. L'alta incidenza di donne che lo hanno assunto in maniera inadeguata è però in linea con quanto riportato in studi clinici recenti.
In modo particolare, il fatto che il 55,5% delle partecipanti non abbia iniziato la supplementazione il mese prima del concepimento rispecchia il fatto che mediamente almeno il 50% delle gravidanze non è programmato. E in questo senso appare quindi ottimale la scelta di alcuni paesi, primi fra tutti Stati Uniti e Canada, di fortificare gli alimenti, oppure il suggerimento di iniziare in via preventiva la somministrazione di acido folico per tutte quelle donne in età fertile che non fanno uso di contraccettivi. Dall'analisi dei dati relativi all'uso dei farmaci è emerso che il 50,5% delle partecipanti ha utilizzato farmaci nel corso della gravidanza. Sono quindi state evidenziate delle correlazioni tra l'assunzione dei farmaci e alcune variabili sociodemografiche. In modo particolare, l'ambito lavorativo sembra influenzare in maniera statisticamente significativa l'assunzione dei farmaci. Di fatto abbiamo evidenziato che circa il 70% delle lavoratrici in ambito sanitario hanno assunto dei farmaci. Inoltre è stata evidenziata una correlazione con l'età materna, che confermerebbe l'ipotesi secondo la quale il maggior uso di farmaci registrato negli ultimi anni possa essere determinato da un aumento dell'età media materna. Dallo studio invece della prevalenza d'uso sono state identificate le categorie farmacologiche più frequentemente assunte e queste coincidono con quanto riportato negli ultimi studi eseguiti sia in Italia che in altri paesi sviluppati. Il principio attivo in assoluto più frequentemente assunto è il paracetamolo. È un farmaco ampiamente utilizzato sia nel trattamento delle patologie acute che croniche. Essendo però un farmaco da banco, viene molto spesso utilizzato in maniera irregolare al bisogno, rendendo quindi estremamente complessa la valutazione sia del dosaggio della terapia assunta che della durata del trattamento. Abbiamo quindi analizzato i preparati tiroidei, che rappresentano nel nostro studio la terza classe di farmaci per frequenza, ma in assoluto sono la prima categoria farmacologica utilizzata nel trattamento delle patologie croniche. In questo caso è interessante evidenziare che il 42% delle donne sono nuove utilizzatrici. Si tratta quindi di donne che non presentavano una diagnosi di ipotiroidismo pregravidico e questo dato evidenzia il fatto che molto spesso le numerose analisi che vengono eseguite durante la gravidanza possono consentire la diagnosi di forme di ipotiroidismo subclinico già presenti, oppure che la necessità di produrre una maggior quantità di ormoni tiroidei, tipica della gravidanza, possa determinare l'insorgenza dell'ipotiroidismo. Inoltre abbiamo evidenziato che il 90% delle gestanti con una forma di ipotiroidismo pregravidico e già in trattamento farmacologico ha effettivamente incrementato il dosaggio dei farmaci con l'insorgenza della gravidanza, proprio in appunto e in accordo con le linee guida nazionali. Abbiamo quindi analizzato i progestinici, che rappresentano nel nostro caso la quarta classe di farmaci per frequenza con una prevalenza d'uso circa del 9%. Si tratta di farmaci che vengono utilizzati nel trattamento delle prevenzioni del parto pretermine e dell'aborto, con importanti differenze, in quanto l'uso dei progestinici in caso di minaccia di parto pretermine è supportato dalle linee guida del NICE, che ne suggeriscono la somministrazione in donne con una storia precedente di parto pretermine oppure con una cervice corta. Per quanto riguarda invece la prevenzione in caso di aborto spontaneo, non esistono delle linee guida al riguardo e l'uso dei progestinici è ancora dibattuto. Uno studio recente del PRISM sostiene l'efficacia dei progestinici esclusivamente in un sottogruppo di donne ad alto rischio. Si tratta di donne con un'abortività ripetuta oppure con sanguinamenti precoci. Queste informazioni possono in parte spiegare il fatto che solamente una piccola percentuale delle donne del nostro campione con minaccia di parto pretermine e aborto spontaneo abbia effettivamente utilizzato e assunto i progestinici. Infine abbiamo analizzato gli antibiotici e gli antiacidi, rispettivamente la seconda e la quinta classe di farmaci per frequenza. Dall'analisi delle informazioni relative a queste categorie farmacologiche si è evidenziato che molto spesso le donne sono più scrupolose durante la gravidanza nell'assunzione dei farmaci e tendono a cercare di evitarne la somministrazione nonostante la presenza di manifestazioni acute. Difatti solamente il 14% delle donne con disturbi urinari ha assunto antibiotici e solamente il 6% delle donne con disturbi digestivi ha effettivamente assunto antiacidi. In conclusione, il nostro studio sottolinea quindi l'importanza di eseguire regolarmente degli studi osservazionali di coorte per poter valutare in maniera più precisa ed accurata il rapporto rischio-beneficio dei medicinali usati e identifica la necessità di provvedere ad aggiornamenti periodici dei professionisti sanitari per evitare delle prescrizioni inappropriate. Infine si sottolinea l'importanza del counseling e della comunicazione tra i professionisti sanitari e le donne per cercare di correggere le percezioni errate e di garantire comunque un'adeguata conoscenza dei medicinali.
Grazie per l'attenzione. Bene, complimenti, grazie della presentazione. Ci sono domande dalla Commissione? Io avrei una domanda. Complimenti Chiara per l'interessante lavoro che hai condotto, che avete condotto. Io sono infettivologa, quindi mi viene spontaneo chiedere qualcosa sugli antibiotici, perché ho visto che il 9%, quindi è tanto, no? Allora mi chiedo, era una prescrizione fatta dall'infettivologo, se possibile, non so, e dall'infettivologo era un'autosomministrazione, un'autoprescrizione come spesso noi ci troviamo a gestire, cioè la gravida o insomma il paziente che sia, che si autosomministra il farmaco. Ok, allora innanzitutto grazie per la domanda. Allora, in realtà dai dati che abbiamo raccolto per quanto riguarda la somministrazione degli antibiotici ci sono ovviamente delle informazioni abbastanza discordanti, nel senso che più o meno un 50% delle donne li assunti sotto somministrazione da parte del ginecologo o talvolta del medico di base. La percentuale delle donne, perlomeno del nostro campione, che l'assunte in maniera autonoma è molto bassa. Bisogna dire che in realtà, confrontando i nostri dati con la letteratura scientifica, abbiamo riscontrato che le donne del nostro campione in realtà rappresentano una percentuale inferiore rispetto a quello che si vede in letteratura. Ad esempio, nel recente rapporto dell'AIFA addirittura si evidenzia che mediamente il 30% delle donne durante la gravidanza assuma degli antibiotici in modo particolare. Quindi, anzi, il nostro campione ha riportato una percentuale anche inferiore rispetto a quello che si evidenzia dalla letteratura scientifica. Quello che si è visto è che durante la gravidanza l'uso degli antibiotici è molto spesso correlato in modo particolare alla presenza delle infezioni del tratto urinario, che sono le più frequenti ovviamente durante questa fase e durante questo periodo. Però molto spesso si è visto che gli antibiotici vengono ad esempio prescritti anche da medici in maniera inappropriata, perché spesso vengono somministrati soprattutto in via preventiva quando le donne devono eseguire degli indagini di laboratorio invasive, come ad esempio amniocentesi o villocentesi. In realtà in letteratura non esistono dei dati che supportino ovviamente l'uso degli antibiotici in questi casi, però si è visto soprattutto, e questo è emerso soprattutto nel rapporto dell'AIFA, che l'uso degli antibiotici è molto importante soprattutto durante nel secondo trimestre, nel primo trimestre, quando si vanno ovviamente ad eseguire anche queste indagini. Grazie. Brava. Bene, d'accordo, grazie e complimenti. Grazie. Grazie a te, Chiara. Allora, sarò io a presentare Elide Felici, che ha rianalizzato la storia clinica e tutti i dati di un paziente molto grave con una sindrome genetica gravissima che è stato seguito nella pediatria della nostra università. Fino a circa 50 anni fa i pazienti con sindrome genetiche non venivano trattati se non in maniera compassionevole. Si dava per scontato che l'handicap, il ritardo mentale e le malformazioni multiple non permettessero una durata della vita e una qualità della vita. Si è cominciato all'inizio degli anni 80 con la sindrome di Down a abbattere questo muro, e è stato dimostrato che gli interventi di cardiochirurgia aumentavano non solo la quantità ma anche la qualità della vita dei pazienti con la sindrome di Down. Poi si è passati ad altre sindrome genetiche, però effettivamente poi ci sono delle condizioni veramente molto molto gravi e molto handicappanti, e questo caso riportato dalla dottoressa, dalla candidata, è molto interessante. Elide Felici, prego. Ringrazio il professore Bruno Marino per la presentazione e ringrazio la commissione tutta. Lo scopo della nostra osservazione è quello di riferire un caso clinico di un paziente con trisomia 18, la cui lunga sopravvivenza è stata del tutto eccezionale, perché sono stati superati 10 anni di vita e si possono contare sulle dita di una mano i pazienti che hanno avuto una sopravvivenza così lunga e che presentano trisomia 18. La trisomia 18, chiamata anche sindrome di Edwards dal nome del primo ricercatore che ne descrisse le caratteristiche cliniche e l'aspetto citogenetico nel 1960, è un'anomalia genetica rara con un'incidenza di 1 su 6.000 nati vivi e una prevalenza femminile.
È un'anomalia cromosomica molto severa, in quanto comporta cardiopatie, disturbi del sistema nervoso centrale, ipoplasia del torace, con gravi problemi respiratori. Ci sono dei disturbi significativi in epoca neonatale, nei primi giorni di vita e nei primi mesi di vita. La non digiunzione meiotica è stata riconosciuta come la causa di tale aberrazione cromosomica. La storia naturale dei pazienti con trisomia 18 è molto severa. Questo è un articolo del 2003 che riporta il passaggio dalla vita fetale alla vita neonatale di tali pazienti. C'è da dire che ci troviamo in epoca di diagnosi prenatale e vi è una riduzione della prevalenza delle nascite dei pazienti con trisomia 18. Vi è un aumento dell'età materna dovuto a che comporta un aumentato rischio di avere anomalie cromosomiche. La trisomia 18 è molto grave e attualmente solo il 50% dei bambini con trisomia 18 vive più di una settimana e solo il 5-10% vive oltre il primo anno di vita. Il nostro paziente è stato seguito per molti anni presso il reparto di pediatria del Policlinico Umberto I La Sapienza. Presentava il quadro completo della sindrome con ipogenesia della porzione posteriore del corpo, capodolicocefalico con plagiocefalia anteriore, facies dismorfica e sindattilia del quarto e quinto dito. I difetti cardiaci, fortunatamente, non sono stati tali da necessitare l'intervento chirurgico, come avviene frequentemente nei pazienti con tale trisomia. Il paziente aveva un DIV muscolare restrittivo, una valvola aortica bicuspide che non ha determinato né stenosi né insufficienze significative e per via del dotto arterioso che si è chiuso spontaneamente, displasia polivalvolare. Aveva un torace stretto, le apnee notturne, le polmoniti e le broncopolmoniti ne hanno caratterizzato il suo decorso clinico. Lo stato neurologico era molto severo, con tetraparesi e grave ritardo intellettivo. In cosa è consistito il trattamento del nostro paziente? Innanzitutto è stato necessario un trattamento neonatale intensivo, tale da consentirgli la sopravvivenza. Il trattamento cardiologico si è basato su una terapia antiscompenso solo nei primi mesi di vita, perché come abbiamo già detto non ha necessitato dell'intervento cardiochirurgico e è stato alla base della sua lunga sopravvivenza. C'è da dire però che l'aspetto nutrizionale ha necessitato di un supporto continuo. In epoca neonatale è stato introdotto un gavaggio per bocca e all'età di 4 mesi è stata inserita una PEG. Ha seguito terapia logopedica per la disfagia e videofluoroscopia periodica per lo studio del riflesso deglutitorio e consentire un trattamento adeguato. Dal punto di vista respiratorio, l'approccio è stato molto intensivo, con aspirazione delle secrezioni continue, utilizzo di PEP mask, antibiotici, broncodilatatori e cortisonici per le infezioni respiratorie, CPAP per le crisi respiratorie acute e fisioterapia respiratoria domiciliare. Il trattamento neurologico si è basato su una terapia farmacologica antiepilettica, fisioterapia per la tetraparesi e una valutazione neurologica periodica. Nonostante tutto ciò, il paziente all'età di 11 anni ha avuto un peggioramento dello stato neurologico con uno stato di male epilettico e sovrapposizione di infezioni respiratorie ed è venuto a mancare. Ora, c'è stata e continua ad esserci in letteratura scientifica una certa polemica su quanto valga la pena prendersi cura dei pazienti con trisomia 18, quanto valga la pena curare i pazienti con trisomia 18 e trattare i pazienti con trisomia 18. Nel nostro paziente non ha seguito un intervento cardiochirurgico. La domanda da porci è giusto intervenire anche in modo intensivo nei pazienti con tale trisomia con un intervento cardiochirurgico qualora fosse necessario o un intervento specifico degli apparati? Fondamentalmente ci sono due posizioni. Da una parte ci sono coloro che optano per l'astensione in quanto ritengono che la storia naturale della trisomia 18 non possa essere influenzata da un trattamento, non possa essere cambiata da un intervento. Dall'altra invece ci sono coloro che ritengono che no, un trattamento è giusto intervenire anche intensivamente perché è stata vista una certa sopravvivenza, una certa relazione, obiettivamente scarsa, ma una certa relazione con l'ambiente e con la famiglia. Per questo si suggerisce un metodo di decisione condiviso con la famiglia. Nel nostro caso abbiamo deciso per la seconda via, quella di portare avanti il paziente. È stata una decisione pienamente condivisa dai genitori. Siamo stati supportati, siamo stati trascinati dai genitori e l'abbiamo fatto volentieri con gli specialisti che hanno supportato il caso. Il ruolo della famiglia è fondamentale. La famiglia deve avere consapevolezza delle gravità, consapevolezza delle problematiche, un grado di accoglienza molto forte, una determinazione e organizzazione interna e soprattutto un grande amore per il proprio bambino.
Centrale è l'alleanza terapeutica tra i genitori e il medico curante. Il bambino è stato con noi fino all'età di 11 anni. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie. Se ci sono domande dalla commissione. Io una, se mi consentite, volevo capire questo. Quindi in questi pazienti, da quello che ho capito, la gestione più complessa poi è quella delle vie aeree. Sì, certo. La ringrazio per la domanda. Sì, il paziente ha avuto un peggioramento con sovrapposizione delle infezioni respiratorie, sia polmoniti e broncopolmoniti frequenti, e è stato soprattutto trattato con aspirazioni delle secrezioni continue e utilizzo della PEP mask. Mentre per quanto riguarda le infezioni respiratorie sono state trattate con broncodilatatori cortisonici. Ok, grazie. D'accordo. E allora passiamo, grazie dottoressa, grazie. Complimenti. Passiamo, chiedo alla professoressa Meggiorini di presentare Lavinia Torre. La laureanda ha svolto una tesi dal titolo Corrente approccio del cavo ascellare in pazienti con carcinoma mammario in stadi iniziali. La chirurgia del cavo ascellare nel carcinoma della mammella è diventata negli ultimi 20 anni sempre più conservativa. Per raggiungere però questo obiettivo sono necessari dei percorsi diagnostici e chirurgici molto rigorosi e le breast unit dovrebbero essere la sede ideale per il raggiungimento di questi obiettivi. Scopo di questo lavoro retrospettivo è stato quello di valutare l'adeguatezza alle linee guida internazionali della breast unit del Policlinico Umberto I. Invito quindi Lavinia a iniziare l'esposizione della tesi. Grazie professoressa per la presentazione, grazie preside e tutta la commissione. Adesso parto con la presentazione. Si vede? Sì. Bene. La chirurgia del cavo ascellare nel carcinoma della mammella ha un ruolo nella stadiazione, nel controllo locale della malattia ed è inoltre importante in quanto le metastasi linfonodali sono un elemento predittivo di sopravvivenza e recidiva indipendentemente dalla dimensione del tumore primario. Per circa 100 anni l'unica tecnica chirurgica eseguita sul cavo ascellare è stata la dissezione ascellare, fin quando nel 1977 lo studio multicentrico a tre bracci B04 ha dimostrato che per pazienti che eseguivano mastectomia seguita da dissezione ascellare, mastectomia e radioterapia o solo mastectomia, la sopravvivenza era la stessa, aprendo di fatto la strada alla biopsia del linfonodo sentinella. Questa tecnica è stata validata da diversi studi quale gold standard per pazienti con clinica ed ecografia negativa ed assenza di metastasi, in ultimo lo studio B32 nel 2007. Successivamente lo studio ACOSOG Z0011 ha validato la possibilità per pazienti con clinica negativa e fino a due linfonodi metastatici rilevati alla biopsia del linfonodo sentinella la possibilità di eseguire questa tecnica e un'asportazione fino a 5 linfonodi. Negli ultimi 10 anni, i progressi fatti in termini di imaging e in terapia sistemica in adiuvante hanno ampliato la possibilità di poter eseguire queste tecniche e queste terapie anche a pazienti che hanno un tumore di più piccole dimensioni. Precedentemente, infatti, le terapie neoadiuvanti erano applicabili a pazienti con tumori di dimensioni maggiori o metastatici. Per i tumori di dimensioni più piccole, secondo le raccomandazioni NCCN del 2021, quindi ultimissime, è possibile eseguire terapie sistemiche anche una biopsia del linfonodo sentinella nel caso di low tumor burden, ovvero quando sono identificati un numero di linfonodi fino a 2 all'imaging o all'ago aspirato.
In questa slide sono raschiuse quelli che sono gli step più importanti eseguiti dai centri che si occupano di carcinoma della mammella e vediamo appunto che per pazienti che hanno appunto un carcinoma della mammella negli stadi iniziali, linfonodi non palpabili e ecografia o risonanza non sospetta, la biopsia del linfonodo sentinella è la tecnica chirurgica scelta, così come anche quando c'è un sospetto confermato alla biopsia e un low tumor burden, quindi uno o due linfonodi positivi all'imaging, la biopsia del linfonodo sentinella può essere applicata. L'obiettivo quindi della chirurgia nel corso del tempo è stato quello di applicare e di ottenere un approccio sempre più conservativo per ridurre il numero delle dissezioni ascellari e le complicanze ad esse associate. Per biopsia del linfonodo sentinella in media si ritiene in media un'asportazione di un numero di due linfonodi e un'asportazione superiore a questo numero ridurrebbe i benefici associati a questa tecnica, come dimostrato dallo studio su Beder e Morro del 2015. Sembrerebbe quindi che la biopsia del linfonodo sentinella sia una tecnica consolidata, ma nonostante questo, uno studio condotto dall'Eusoma Working Group nel 2019 ha dimostrato come ci sia comunque una eterogeneità di applicazione di criteri nei diversi centri. Le breast unit nascono con questo compito e sono costituite da un consulto multidisciplinare che ha l'obiettivo di fornire alle pazienti che fanno accesso con carcinoma mammario i più alti standard diagnostico-terapeutici presentati nelle raccomandazioni internazionali vigenti. Da questa osservazione è nato il nostro studio, ovvero quello di valutare se nella breast unit del Policlinico Umberto I ci sia una risposta e una osservanza di queste raccomandazioni. Durante il periodo compreso tra aprile 2019 e ottobre 2020 sono stati sottoposti al consulto disciplinare 339 nuovi casi di carcinoma mammario. Di questi, 96 sono stati inviati a terapia neoadiuvante, 56 a dissezione ascellare e 187 sono stati inviati a biopsia del linfonodo sentinella. Questi 187 sono stati l'oggetto del nostro studio e presentavano una stadiazione CT1-CN0. Abbiamo quindi valutato la presenza di metastasi, il numero di linfonodi asportati e la conformità ai criteri ACOS/OPZ0011. Il primo dato rilevato è che i pazienti con linfonodo sentinella negativo, quindi assenza di metastasi, sono risultati maggiori rispetto a quelli con positività, quindi con presenza di metastasi. Questo dato è in linea con le aspettative perché, come detto, la biopsia del linfonodo sentinella è indicata per quei pazienti che hanno una negatività ascellare. Dei pazienti poi con linfonodo sentinella negativo è stato valutato il numero di linfonodi asportati e quindi si è valutata l'osservanza ai criteri prima definiti. In particolare si è visto che nel 69% dei casi è stato asportato un numero di linfonodi tra 1 e 3, nel 15,5% dei casi un'asportazione tra 4 e 5 e in un 15,5% un'asportazione di linfonodi superiore a 5. In sostanza quindi nell'84,5% c'è stata un'asportazione in linea con le raccomandazioni. Per quanto riguarda i pazienti con linfonodo sentinella positivo e in particolare quelli con uno o due linfonodi positivi, si è valutato anche in questo caso il numero di linfonodi asportati e la rispondenza alle raccomandazioni prima citate. Si è visto che nel 54% dei casi sono stati asportati fino a 5 linfonodi, mentre nel 46% dei casi sono stati asportati un numero di linfonodi superiore a 5. Questi casi di fatto hanno subito un overtreatment ed è la percentuale, la casistica sulla quale si deve lavorare per ottenerne una riduzione. In sostanza, chirurgia conservativa vuol dire eseguire chirurgia di precisione per ottenere una asportazione linfonodale più adeguata e un controllo della patologia senza le complicanze. Questo richiede una stretta collaborazione con l'anatomopatologo e chiaramente un maggiore sforzo in termini organizzativi e di personale disponibile, chiaramente con un aumento della spesa sanitaria. Questo vuol dire che anche per una chirurgia, per così dire, semplice, sono richiesti numerosi sforzi in termini economici e di personale. Il ruolo delle breast unit risulta fondamentale perché in questo modo possono essere garantite e offerte alle pazienti che ne fanno accesso i più alti standard presenti sulla linea internazionale presenti nelle raccomandazioni. Grazie a tutti. Bene, complimenti alla candidata e grazie per la presentazione. Se ci sono domande dalla commissione.
La posso fare io una domanda, visto che nessuno la fa? Posso farne una io, se non ci sono? Certo, certo. Dico, ma perché si parla tanto e si vuole perseguire l'obiettivo di questa chirurgia estremamente minima sul cavo ascellare? Che complicanze ci possono avere con la dissezione ascellare o con il sentinella a lungo termine? Allora, le complicanze con la dissezione ascellare e con la biopsia del linfonodo sentinella sono le stesse. La cosa che cambia è la percentuale con cui queste si presentano. In particolare ho valutato diversi studi che si sono occupati di questo aspetto durante la stesura dell'elaborato, e quello che si è visto, in particolare il B32 o l'Almanac Trial, che valutano proprio questi come endpoint, e si è visto che i pazienti che fanno una dissezione ascellare hanno un rischio di linfedema fino al 19%, mentre i pazienti che fanno un biopsia del linfonodo sentinella questo rischio ce l'hanno fino al 6%, quindi c'è una riduzione notevole, così come anche la riduzione della sensibilità del braccio omolaterale, che arriva al 39% nei pazienti che fanno dissezione ascellare e al 6% nei pazienti che fanno biopsia del linfonodo sentinella. Quindi l'obiettivo è chiaramente ottenere una riduzione delle complicanze, ma avere gli stessi outcome in termini di controllo della malattia, sia a lungo regionale che a lungo termine, e anche nella stadiazione, ovviamente. Questo è quello che è lo stato attuale, ma chiaramente quello che ci si aspetta, soprattutto in virtù di alcuni studi che sono presenti, che sono ongoing, come il SOUND, che è condotto a Milano nello IEO, di poter non applicare per nulla la chirurgia in pazienti selezionati. In questo studio, infatti, quello che si valuta, e appunto siamo in attesa di risultati, è la possibilità di non eseguire affatto la biopsia del linfonodo sentinella in pazienti che hanno fatto breast conservative surgery, quindi una chirurgia conservativa, e sono negativi all'ecografia o all'esame istologico. Quindi, per il momento questo è lo stato attuale, aspettiamo ulteriori risultati da studi recenti e ongoing. Grazie. Grazie. Bene. Grazie molte, complimenti. Grazie. Chiedo al professor Morelli di presentare Teresa Della Volpe. Sì, buonasera a tutti. La gestione emodinamica del paziente con shock settico è probabilmente la gestione più complessa da un punto di vista cardiocircolatorio che noi facciamo tutti i giorni nell'ambito delle terapie intensive e delle rianimazioni. Ciò che noi cerchiamo di fare ogni giorno è ottimizzare l'emodinamica, e facciamo questo cercando di ottenere e di raggiungere degli endpoint che sono generalmente basati sulla pressione arteriosa e la gittata cardiaca. Ma il concetto di ottimizzazione emodinamica è probabilmente un concetto un po' grossolano e soprattutto non tiene conto poi di quelle che sono le caratteristiche singole di ogni nostro paziente, che differisce per comorbidità, età e così via. Quello che noi abbiamo cercato di fare in questo studio sperimentale e quello che ha fatto Teresa, devo dire con enorme impegno, è stato quello di valorizzare un parametro emodinamico che è la pressione dicrota, che generalmente è un parametro molto sottovalutato nella gestione emodinamica dei nostri pazienti, e correlarlo che cosa? A quella che è la vera ottimizzazione emodinamica, cioè il miglior accoppiamento tra la funzione cardiaca e la funzione dell'albero vascolare. Lo scopo di questa tesi è proprio vedere l'applicabilità clinica di un parametro come la pressione arteriosa dicrota nell'ottimizzazione emodinamica dei nostri pazienti. A te la parola, Teresa. Perfetto, grazie mille professor Morelli, saluto l'intera commissione. Adesso condivido. Eccoci qui. Allora, in soggetti sani quella che si viene a verificare è una condizione di accoppiamento ventricolo-arterioso, ovvero quando per ogni singolo battito cardiaco, in ogni ciclo cardiaco, il cuore
il cuore pompa il miglior stock volume al minor consumo energetico che è possibile. E, diciamo che l'accoppiamento ventricolo arterioso è appunto questa condizione in cui c'è il miglior equilibrio tra elastanza ventricolare, che nient'altro è che la contrattilità, e l'elastanza arteriosa, che è il post carico. E quando questo rapporto è più vicino all'unità, è indice che questi due sistemi sono in perfetto equilibrio e quindi accoppiati. Ovviamente nei cuori scompensati questo rapporto cambia, non è più uno ma può essere o minore o maggiore di uno, e questo è appunto la condizione che noi chiamiamo il disaccoppiamento ventricolo arterioso. Nello specifico, nello shock settico, noi rianimazione, la prima cosa che facciamo è fare un carico di liquidi. E questo noi lo facciamo per contrastare la vasodilatazione che si ha nello shock settico. Ma spesso che questa prima azione non basta, e quello che facciamo è infondere un farmaco vasocostrittore, ovvero la noradrenalina, che ha come effetto quello di aumentare l'EA, quindi l'elastanza arteriosa, e quindi aumenta il post carico. Tutti e due questi interventi hanno come conseguenza l'incremento del consumo miocardico di ossigeno e causano una condizione di disaccoppiamento ventricolo arterioso, che in un malato in shock settico è associato a un peggioramento della performance del cuore e a una progressiva comparsa di una disfunzione cardiovascolare, che è associata ad un aumento della mortalità. Ora però il problema qual è? È che nella pratica clinica ottenere una misura dell'accoppiamento ventricolo arterioso è molto complesso, perché si dovrebbe portare il paziente in emodinamica e sottoporlo ad una serie di procedure invasive, che ovvero il cateterismo cardiaco, che in una situazione di shock settico e in un paziente emodinamicamente instabile è abbastanza rischioso. Quindi quello che noi abbiamo pensato è quello di sfruttare e analizzare la curva e il contorno di curva, e più precisamente abbiamo pensato di analizzare la posizione dell'incisura d'icota, perché noi sappiamo che l'incisura d'icota è data dall'equilibrio tra contrattilità, e quindi la stanza ventricolare, e un dato post carico, e quindi appunto abbiamo pensato che questa relazione, appunto questa differenza tra la pressione arteriosa sistolica e quella d'icota, può essere un valido surrogato per ottenere una misura precisa dello stato di accoppiamento ventricolo arterioso. Il nostro studio si compone di due fasi, una fase prospettica, in cui abbiamo considerato 45 pazienti in shock settico e in tachicardia persistente, e li abbiamo trattati secondo linee guida con il farmaco esmololo, che è un beta bloccante a brevissima emivita, con lo scopo di ridurre la frequenza cardiaca al di sotto dei 95 battiti per minuto. Abbiamo poi preso i valori di questi pazienti, sia i parametri emodinamici che abbiamo derivato dalla curva, dal contorno di curva, sia i dati ecocardiografici che i dosaggi dei vasocostrittori, a un tempo baseline e successivamente a 4 ore dall'infusione di esmololo. Abbiamo poi, in una fase a posteriori, abbiamo diviso i due gruppi, i pazienti in due gruppi, sulla base del cambiamento del valore di DP-DT-max, che è il valore che più esprime la contrattilità, quindi l'elastanza ventricolare.
e da una parte abbiamo messo tutti i pazienti con un valore di DP, di Tmax maggiore di 0,9 mm di mercurio e dall'altra parte tutti i pazienti con un valore di, cioè minore di 0,9 mm di mercurio. E questi sono i risultati che noi abbiamo ottenuto nella fase prospettica, quindi prima della divisione tra appunto nei due gruppi, e noi da questi risultati notiamo un profilo dinamico che apparentemente sembra un profilo molto vantaggioso, perché lo stroke volume, diciamo, è aumentato, la frequenza cardiaca è scesa ovviamente per azione diretta dell'esmololo, il post carico indicato appunto dalla stanza arteriosa è rimasto invariato, è leggermente sceso e il valore di DP di Tmax è calato, anche la differenza tra pressione sistolica e dicota è calata e diciamo in questo quadro ci può far pensare diciamo che a parità di contrattilità abbiamo mantenuto uno stock volume più importante con una frequenza più bassa. Quello che noi ci siamo chiesti è possibile che tutti e 45 i pazienti abbiano un profilo emodinamico così vantaggioso? Oppure c'è una quota di questi pazienti che ha perso, diciamo, in contrattilità e diciamo che il calo della contrattilità è invece un calo patologico? Allora l'abbiamo diviso in questi due gruppi sulla base appunto del DP di Tmax e effettivamente abbiamo visto un comportamento completamente diverso nei due gruppi di pazienti, tant'è che quelli ad alto DP di Tmax hanno presentato un profilo che effettivamente era vantaggioso perché abbiamo alzato, cioè il stock volume si è aumentato, il DP di Tmax, quindi l'indice di contrattilità è rimasto invariato, il post carico è drammaticamente calato e la differenza tra pressione sistolica e dicota è rimasta invariata. Invece nell'altro gruppo abbiamo notato che il comportamento non era non era veramente come quello che noi abbiamo visto nella fase prospettica, tant'è che lo stroke volume è rimasto invariato, il DP di Tmax è molto calato, quindi vuol dire che abbiamo perso la contrattilità e il post carico è calato ma non quanto i pazienti del primo gruppo e la differenza tra pressione sistolica e dicota è molto calata. Questo ci ha fatto capire, ci ha suggerito che in questo gruppo di pazienti si sia instaurata una condizione di disaccoppiamento ventricolo-arterioso che è legato a una perdita di contrattilità miocardica, che è una condizione che noi nella fase prospettica non avevamo visto. Ma la cosa ancora più interessante appunto di questo studio è che già al baseline nei due gruppi di pazienti presentavano una differenza tra la sistolica e la dicota nettamente differente e questo appunto prima ancora di qualsiasi trattamento e questo appunto ci ha fatto pensare che questo dato sia un dato molto più sensibile per esempio rispetto alla frazione di iniezione che in entrambi i gruppi è rimasta invariata per appunto evidenziare un quadro di disaccoppiamento dato da una perdita di contrattilità e non a caso appunto tutti i pazienti del gruppo a basso DP di Tmax sono poi che alla fine non sono andati bene e quindi si è creata questa condizione di disaccoppiamento che in questo caso è legata a un aumento della mortalità. Qua appunto si vede quello che vi ho appena spiegato, ovvero che in un paziente con basso DP di Tmax che non è andato bene, ovvero la differenza tra la pressione dicotica e la sistolica e la dicotica è andata a calare e dopo appunto l'inducimento di esmololo, e invece nel paziente con alto DP di Tmax la differenza è rimasta la stessa.
Quindi, mentre per concludere, i nostri dati ci suggeriscono che questo valore di differenza tra sistolica e dicota può essere un buon surrogato al letto del paziente, quindi evitandogli appunto di andare in emodinamica, per appunto per valutare uno stato di disaccoppiamento ventricolo-arterioso che agli altri parametri, diciamo, emodinamici tradizionali, mentre convenzionali, non era stato, cioè, non l'avevamo appunto visto. E diciamo che questo è un piccolo studio, però se appunto ampliato in studi prospettici più ampi, questa, diciamo, informazione può facilitare al letto del paziente la scelta più adeguata per quanto riguarda l'intervento terapeutico per il medico. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie dottoressa, complimenti per la presentazione. Vogliamo sentire se c'è qualche domanda dalla commissione? No, volevo complimentarmi per lo studio perché è estremamente interessante e mi chiedevo se in qualche modo sia possibile anche prevedere una traduzione di questo tipo di approccio anche, diciamo, in reparti normali, non solo di terapia intensiva, se quindi l'uso di beta bloccanti o beta bloccanti perlomeno a emivita così breve possa in qualche modo essere poi in futuro, visto che noi dobbiamo trattare spesso pazienti shock settico, utilizzabile pure, diciamo, in reparti tra virgolette meno sofisticati che una terapia intensiva. Allora, diciamo che lo studio è uno studio, diciamo, che è appena si è appena portato avanti e i nostri pazienti di rianimazione, diciamo che sono continuamente monitorati tramite un monitoraggio per lo più invasivo, quindi mentre per esempio il valore di DP di Tmax è preso sul contorno di curva arteriosa prendendo l'arteria interradiale, che è, diciamo, una procedura che spesso, diciamo, si fa esclusivamente in, diciamo, i reparti di terapia intensiva. E anche per prendere il valore della pressione dicota abbiamo usato un monitor specifico che è il MOSCare. E quindi, diciamo che appunto per tutto questo il monitoraggio molto, diciamo, invasivo, si dovrebbe ampliare entro lo studio e vedere se si può fare la stessa cosa anche in un reparto tradizionale. Questo è l'unico problema, che i nostri pazienti sono comunque sempre monitorati per ogni singolo battito cardiaco. Perfetto, grazie. Bene, d'accordo, grazie. Grazie a tutti. Possiamo andare avanti. Chiedo al professor Picarelli di presentare la candidata Anna Modica. Eccomi. Allora, la laureanda Anna è entrata nel gruppo di studio delle patologie causa di malassorbimento, e in questo ambito si è occupata in maniera particolare delle reazioni avverse agli alimenti che possono essere capaci di determinare alterazioni della funzione dell'intestino di queste persone. E si è occupata inizialmente delle reazioni avverse agli alimenti contenenti glutine non celiaci, una reazione di tipo diversa, e si è spostata, poi ha spostato la sua attenzione sulle reazioni avverse a tutti gli alimenti contenenti nichel. Questo è un problema emergente, estremamente importante, di grande diffusione, che presto diventerà, immagino, una condizione con cui molte nostre capacità e qualità medica avranno a che fare. Lei si è occupata in particolare dell'utilizzo del CD34, un marcatore come possibile rilevatore di aumento della superficie vascolare, che è questo che viene utilizzato e viene osservato nei soggetti che sono reattivi al nichel e agli alimenti che lo contengono. Prego, Anna. Sì,
Ringrazio il professore Picarelli per la presentazione, saluto il presidente e la commissione tutta. Così, le reazioni avverse al cibo consistono in qualsiasi manifestazione anormale che si verifica in seguito all'ingestione di alimenti o additivi. Vediamo che fra queste rientra la mucosità allergica da contatto al nickel. Questa consiste in un'infiammazione di basso grado della mucosa del tratto gastrointestinale che rappresenta una risposta adattativa locale agli alimenti contenenti nickel. Abbiamo visto che in alcuni casi l'esposizione del tratto gastrointestinale al nickel alimentare può indurre la sindrome allergica sistemica. Vediamo che il nickel è un elemento molto diffuso in natura, lo troviamo in molti alimenti, soprattutto molti alimenti tipici della dieta mediterranea, quali cibi integrali, legumi e pomodoro. Vediamo che la mucosità allergica da contatto si presenta con un quadro sintomatologico variegato. A livello gastrointestinale si manifesta soprattutto con gonfiore e dolore addominale, ma anche con stomatiti e meteorismo. In alcuni casi può dare dei sintomi neurologici che sono vertigini, cefalea e foggy mind, che è un tipico mal di testa con annebbiamento. E poi può dare anche sintomi extraintestinali, come una dermatite diffusa caratterizzata da eritema e prurito generalizzato, oltre a orticaria, febbre, fibromialgia, dolore articolare e sindrome da fatica cronica. Vediamo che la diagnosi della mucosità allergica da contatto al nickel si basa in primo luogo sulla correlazione dei suddetti sintomi in seguito all'ingestione di alimenti che presentano un alto contenuto di nickel. Vediamo che questa viene validata dal patch test mucosale al nickel, che è un test molto sensibile, ha una sensibilità dell'80%, e dai dati di letteratura è emerso che c'è una prevalenza nel genere femminile. Il patch test costa di una carta di filtro da 5 mm che viene saturato con una soluzione al 5% di solfato di nickel in vasellina che viene applicato sulla mucosa del labbro superiore e tenuto in posizione da una pellicola. La reazione che si osserva in seguito all'applicazione di questo patch è una reazione di ipersensibilità di tipo 4 che si manifesta con eritema, edema, vescicole e lesioni aftose nel sito del test. Inoltre il test può essere accompagnato anche da manifestazioni generalizzate quali prurito e dermografismo. L'obiettivo del nostro lavoro è stato quello di studiare, mediante l'utilizzo del CD34, che è un immunomarcatore della superficie endoteliale, le variazioni del letto capillare della mucosa duodenale nei pazienti affetti da mucosità allergica da contatto al nickel. Il nostro studio è stato uno studio retrospettivo osservazionale monocentrico, è stato svolto su una popolazione che con un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, che è risultata positiva al patch test mucosale. Sono stati esclusi i pazienti oncologici, i pazienti con allergie IgE immediate, disturbi immuni, IBD e parassitosi. La nostra popolazione consta di 16 individui, di cui 15 sono di sesso femminile, che sono stati messi a confronto con un gruppo di controllo costituito da 6 individui, di cui 5 di sesso femminile. Essendo che i nostri pazienti presentavano sintomi dispeptici, sono stati sottoposti ad esofago gastroduodenoscopia con biopsie. Su queste ultime abbiamo fatto un'analisi immunistologica, in quanto le sezioni istologiche sono state sottoposte a colorazione con ematossiline eosina e con l'anticorpo monoclonale contro il CD34. Successivamente le sezioni colorate sono state digitalizzate col software Aperio. Dall'analisi immunistochimica, soprattutto grazie alla colorazione anti-CD34, siamo riusciti ad evidenziare l'endotelio capillare a livello dei villi della mucosa duodenale, che vediamo essere evidenziato in marrone, come nelle immagini qui sottostante, ed è stato analizzato sia nei pazienti con mucosite allergica da contatto e nei controlli. La marcatura quindi con l'anticorpo anti-CD34 ci ha permesso quindi di evidenziare l'endotelio del letto capillare dei villi duodenali e ci ha permesso quindi di poter calcolare il numero dei vasi che è risultato essere aumentato nei pazienti con mucosite allergica da contatto ma non in maniera statisticamente significativa. Inoltre ci ha permesso di calcolare l'area della superficie dei capillari del letto capillare, che questa è risultata
assolutamente maggiormente risultata aumentata rispetto quindi ai controlli in maniera statisticamente significativa. Il limite del nostro studio è che si tratta di uno studio monocentrico e la popolazione su quale è stato svolto è una popolazione limitata. Ci proponiamo quindi di riuscire ad estendere il nostro studio a più centri e di riuscire a valutare la vasodilatazione con altre metodiche in modo da poter comparare pure le varie tecniche diagnostiche e poi di poter anche compararle con altre popolazioni. Concludendo, quindi, abbiamo visto che nel nostro studio è stata trovata una correlazione significativa dell'aumento del diametro vasale a livello duodenale, che è stato visualizzato tramite il CT34 e pazienti con la mucosità allergica da contatto al nickel. Da qui si evince che la vasodilatazione osservata potrebbe essere in primo luogo responsabile dell'aumento della permeabilità intestinale, quindi caratterizzato dall'aumento del transito di vari antigeni che sono responsabili delle manifestazioni sintomatologiche descritte per la mucosità allergica da contatto. In secondo luogo potrebbe essere coinvolto nella genesi della sintomatologia dolorosa addominale attraverso l'edema della mucosa che va a stimolare le terminazioni nervose sensitive viscerali splanchniche. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie a lei per la presentazione. E vediamo se ci sono delle domande dalla commissione. Anna, ti chiedo una cosa. La marcatura col CD con il monoclonale che fate si deve fare a fresco, giusto? Sì, i campioni sono, dopo che sono stati colorati con la colorazione ematossiliniosina, poi sono stati colorati anche con il marcatore anti-CD34, che però è un marcatore diluito. Non viene fatto su preparati istologici? Certo, sì, no, sì, sulla, sì. Sulla mucosa nel momento di attività, insomma, e su un preparato istologico. Complimenti comunque perché è un bell'argomento che ci aiuta anche nella clinica, insomma, a capire prima se ci sono delle predisposizioni, appunto, come hai detto tu. Complimenti per il lavoro svolto. Grazie. Bene, sì, complimenti da tutti. E passiamo al prossimo candidato. Chiedo al professor Di Piero di presentare Erika Sabellico. Buonasera a tutti. Erika ha svolto una tesi molto complessa sulla sclerosi multipla, molto complessa perché prevede la collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e voi sapete specialmente in questo periodo quanto possa essere difficile fare collaborazioni anche esterne e riguarda in particolare un argomento molto, molto importante. Perché? Perché la sclerosi multipla ha, diciamo, presentato in questi ultimi anni un notevole progresso dal punto di vista terapeutico che ha spinto a trattamenti sempre più aggressivi verso la malattia, richiedendo non soltanto, diciamo, un responso dal punto di vista clinico, ma anche dal punto di vista delle neuroimmagini, cioè vengono usate spesso come surrogato di attività di malattia le neuroimmagini, il che espone i malati ovviamente a fare ripetutamente esami con mezzo di contrasto, risonanze magnetiche con mezzo di contrasto. Il tentativo fatto insieme ai colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità è quello di poter identificare dei biomarcatori di attività di malattia che in qualche modo ci possono dare indicazioni sullo stato di attività della malattia senza dover ricorrere ogni volta a ripetere delle neuroimmagini. Quindi prego Erika di presentare la sua tesi che ha come titolo Sclerosi multipla, identificazione di biomarcatori di attività di malattia. Prego. Ringrazio il professor Di Piero per la presentazione, il presidente e la commissione tutta. La sclerosi multipla, scusate. La sclerosi multipla è una patologia infiammatoria cronica demielinizzante del sistema nervoso centrale e rappresenta la principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. È una patologia altamente imprevedibile e ad elevata complessità e variabilità. A seconda del decorso clinico è possibile distinguere diversi fenotipi di malattia, tra cui la forma recidivante remittente in fase attiva e fase stabile, la forma primariamente e secondariamente progressiva e la forma progressiva e recidivante. Attualmente il gold standard per rilevare l'attività di malattia
malattia è rappresentato dalla risonanza magnetica e in particolare dal riscontro di nuove lesioni. Tuttavia, nonostante l'ampio utilizzo della metodica, essa presenta alcune limitazioni. L'attività di malattia infatti non sarebbe sempre apprezzabile mediante la presa di contrasto delle lesioni. Inoltre, le lesioni rappresentano l'espressione di un danno che si è già verificato. Da qui la necessità di identificare dei nuovi biomarcatori nei fluidi biologici, come sangue e liquor, che possano essere facilmente accessibili ed affidabili e che possano indicare la malattia nella fase attiva. A tale scopo noi siamo partiti dall'osservazione che le cellule del sistema nervoso centrale sono in grado di rilasciare delle microvescicole, ovvero vescicole extracellulari che presentano la stessa composizione in lipidi e proteine della membrana delle cellule da cui hanno origine. Inoltre vengono prodotte fisiologicamente ma aumentano in seguito al danno o all'attivazione cellulare, riflettendo in maniera dinamica lo stato della malattia e sono facilmente rilevabili nei fluidi biologici. Quindi dal sistema nervoso centrale, che è l'organo bersaglio della patologia, le microvescicole migrerebbero al liquido cefalorachidiano e da questo sarebbero in grado di passare nel circolo ematico per drenaggio venoso attraverso i vasi linfatici adiacenti ai seni venosi della dura madre oppure per la rottura della barriera ematoencefalica. È chiaro come le microvescicole possano rappresentare una sorgente di biomarcatori rilevabili direttamente nel sangue venoso periferico senza la necessità di sottoporre il paziente a delle indagini più invasive come il prelievo di liquido cefalorachidiano. Il nostro studio è stato condotto in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e ha permesso nella fase preliminare di individuare delle proteine che potessero essere candidate come biomarcatori di attività di malattia attraverso l'analisi proteomica di microvescicole purificate dal plasma sia di donatori sani che di pazienti con la sclerosi multipla. In particolare, tra le proteine identificate, nei pazienti in fase attiva è stato riscontrato un arricchimento statisticamente significativo di proteine coinvolte nella trasmissione sinaptica e tra queste sono stati individuati 4 potenziali biomarcatori di attività di malattia. Per confermare che queste proteine identificate nel plasma effettivamente derivassero dal sistema nervoso centrale, è stata condotta lo stesso tipo di analisi però sul liquido cefalorachidiano e nei pazienti con sclerosi multipla in fase attiva sono state quindi identificate una serie di proteine tra cui anche quelle che erano presenti nel plasma. Il nostro studio si è focalizzato in particolare sull'espressione di EAT2, che è un trasportatore del glutammato, il principale neurotrasmettitore eccitatorio del sistema nervoso centrale, per valutare il suo ruolo come marcatore di attività di malattia. E quindi è stata condotta l'analisi citofluorimetrica delle microvescicole purificate dal plasma dei pazienti sia con sclerosi multipla che dei donatori sani, per valutare proprio l'espressione della molecola. Abbiamo reclutato 42 pazienti afferenti al centro di sclerosi multipla del Policlinico Umberto I di Roma. I dati clinici sono stati raccolti dalle visite ambulatoriali e dalle cartelle cliniche. I pazienti hanno eseguito una risonanza magnetica di encefalo e midollo spinale con mezzo di contrasto, proprio per valutare l'attività di malattia, e è stato eseguito un prelievo di sangue venoso periferico. Dei 42 pazienti, 13 presentavano la forma recidivante remittente in fase stabile, 18 in fase attiva e 11 la forma secondariamente progressiva. Sono stati inclusi nel nostro studio pazienti con età compresa tra i 18 e i 65 anni con diagnosi di sclerosi multipla e seguiti presso il nostro centro, mentre sono state escluse donne in stato di gravidanza e allattamento e pazienti con severe comorbidità sistemiche o altri disordini concomitanti. Il gruppo di controllo era costituito da 17 donatori sani sottoposti a prelievo di sangue venoso periferico con le stesse modalità. Quindi tutti i prelievi, dopo essere stati eseguiti, sono stati inviati all'Istituto Superiore per essere analizzati mediante metodica citofluorimetrica. Abbiamo innanzitutto valutato l'espressione della molecola EAT2 nei controlli sani per poter definire un cutoff di riferimento. Dopodiché siamo andati a valutare l'espressione della stessa molecola nei vari fenotipi di malattia. Quello che è emerso è che nei pazienti con la forma recidivante remittente in fase attiva la molecola veniva espressa in maniera aumentata e quindi al di sopra del cutoff nel 72% dei casi, mentre i pazienti con la forma recidivante remittente in fase stabile e i pazienti con forma secondariamente progressiva la esprimevano al di sopra del cutoff rispettivamente nel 30% e nel 36% dei casi. Solamente un donatore sano su 17 esprimeva la molecola lievemente al di sopra del cutoff. Quindi confrontando i livelli di espressione della molecola tra i vari fenotipi di malattia e i controlli sani abbiamo voluto valutare la significatività statistica del dato ed effettivamente è emerso che c'è una differenza statisticamente significativa tra pazienti con la forma recidivante remittente in fase attiva e i controlli sani, differenza che invece non è presente tra i pazienti con la forma recidivante remittente in fase stabile e controlli sani e con la forma secondariamente
progressiva e i controlli sani. Abbiamo anche voluto rivalutare quei pazienti in fase attiva risultati sopra cutoff al primo prelievo, eseguendo un secondo prelievo di sangue venoso periferico a distanza di 6 mesi, perché ci siamo chiesti come si comportasse e a T2 relazione all'andamento della malattia. Quello che è emerso è che dei pazienti che dopo 6 mesi erano in fase attiva, tutti esprimevano la molecola sopra cutoff, mentre i pazienti che erano passati dalla fase attiva alla fase stabile esprimevano la molecola questa volta in 3 su 4 casi al di sotto del cutoff. Quindi la molecola sembrerebbe seguire l'andamento della malattia, rimanendo elevata o elevandosi nella fase attiva e scendendo nella malattia non attiva. In conclusione possiamo dire che il biomarcatore analizzato si è dimostrato un candidato promettente per misurare l'attività di malattia e che l'identificazione di marcatori misurabili nel sangue periferico sicuramente potrà essere di grande rilievo clinico data la minima invasività del metodo di raccolta, potrà migliorare la gestione dei pazienti nelle fasi critiche e la previsione della progressione della malattia, fornendo delle strategie tempestive terapeutiche proprio per prevenire la disabilità a lungo termine. Tra i limiti dello studio vi è sicuramente una ridotta dimensione campionaria, nonché l'analisi di un unico biomarcatore, da qui la necessità, visti i risultati incoraggianti, di ampliare la popolazione in esame, di analizzare anche gli altri candidati biomarcatori e valutare le correlazioni con i parametri clinico-radiologici. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, dottoressa, grazie a lei e complimenti. Vediamo se c'è qualche domanda dalla commissione. Io ho una curiosità, se posso. Innanzitutto complimenti per lo studio, soprattutto per l'importante ricaduta in ambito clinico, quindi complimenti davvero. Volevo solo sapere qual è la facilità di prelievo, nel senso di mantenimento del campione, di stabilità del biomarcatore che avete valutato, cioè se va valutato poi, non so, messo in congelatore o in qualche altro modo per stabilizzare la molecola. La ringrazio per la domanda. I campioni sono stati prelevati durante le visite ambulatoriali e sono stati immediatamente mandati all'istituto per poter essere effettivamente analizzati, e quindi sono stati analizzati in realtà immediatamente. Innanzitutto abbiamo cominciato con questa corte di 42 pazienti e quindi abbiamo anche in realtà valutato diversi metodi per poter studiare meglio le microvescicole. Con l'analisi citofluorimetrica si tratta di un fluido che viene messo in dispersione e che viene analizzato con un laser per poter analizzare appunto le caratteristiche molecolari delle microvescicole, che quindi sono state studiate immediatamente. Dopodiché, quando abbiamo rivalutato i pazienti a distanza di 6 mesi, in realtà abbiamo eseguito un nuovo campione che è stato rivalutato una seconda volta, sempre subito dopo essere stato prelevato. Vorrei fare una considerazione, possibile? Certo. Allora, molto interessante, e mi trova perfettamente online. Noi stiamo usando lo stesso laboratorio, Istituto Superiore di Sanità, per cercare le stesse microvescicole per una patologia diversa, che è la malattia celiaca. E sappiamo infatti che c'è un'associazione tra malattia celiaca e la tua occupazione principale, che è la sclerosi multipla, ed è molto interessante. L'individuazione delle alterazioni, queste espressioni di proteine che identificano lo stato infiammatorio rappresentate dalle microvescicole, che tale sembrano essere, e si collega anche con quel dato precedente. Stiamo cercando non solo nei celiaci, ma in altre patologie di altro tipo, di reazioni avverse agli alimenti, tra cui il nickel, di cui ha appena parlato la tua collega poco fa. E anche lì c'è un'alterazione delle microvescicole nickel indotte. È un campo decisamente interessante. Non è detto che non ci si rincontri. Complimenti. Bene, un'altra delle cose positive di queste riunioni è proprio l'incontro di varie strade, come negli appuntamenti scientifici. Bene, andiamo avanti. Chiedo sempre al professor Di Piero di presentare Claudio Vitale. Allora, Claudio invece ha affrontato un altro tipo di patologia, l'emicrania. L'emicrania ha avuto grossa, diciamo, riscontro, eco sui giornali e tutto. Adesso vive una stagione
di interesse terapeutico legata all'introduzione degli anticorpi monoclonali come farmaci specifici per il trattamento dell'emicrania. È la prima volta che noi disponiamo di un farmaco studiato solo per trattare l'emicrania, mentre in realtà fino adesso abbiamo sempre usato, tra virgolette, permettetelo, farmaci di risulta che venivano progettati per altre patologie che noi utilizzavamo per trattare in profilassi l'emicrania. Allora, ovviamente, essendo un farmaco costoso, è un farmaco che ha delle limitazioni di prescrizione. Quello che abbiamo voluto vedere nello studio che ha condotto Claudio è proprio l'efficacia delle terapie di profilassi in un centro cefalee di terzo livello e comparata con quello che sono i dati di letteratura sull'efficacia degli anticorpi monoclonali. Quindi prego Claudio di presentare la sua tesi, il titolo è La terapia di profilassi dell'emicrania, uno studio retrospettivo in un centro di terzo livello. Prego Claudio. Ringrazio il professor Di Piero, presidente della commissione. Allora, innanzitutto l'emicrania è un disturbo neurologico primario, in particolar modo una cefalea primaria, ad alta prevalenza nella popolazione mondiale, si stima sia il 14%, è definita dal Global Burden Disease come addirittura la terza condizione più disabilitante al mondo, ne deriva pertanto l'importanza della terapia preventiva, che consta di una serie di linee terapeutiche distinte in prima, seconda e terza linea, che mirano ad ridurre questa disabilità in quanto tende a ridurre l'intensità, la durata e la frequenza degli attacchi, oltre che l'utilizzo di una terapia al bisogno che se se ne abusa causa questa stessa di una cefalea d'abuso così definita. I farmaci della terapia preventiva, come ha detto il prof, risultano essere di natura non dedicata, quindi non sono stati studiati specificatamente per l'emicrania, ma appartengono a classi farmacologiche differenti e quindi vengono ad essere applicate secondo un approccio al trial and error, cioè prova ed errori, poiché non è prevedibile quale paziente risponderà a quale farmaco. Pertanto la scelta dei farmaci ricade essenzialmente su semplici criteri di efficacia, sicurezza e costi. Però esistono appunto dei farmaci specifici attualmente disponibili e sono gli anticorpi monoclonali anti-CGRP che quantunque l'efficacia sono relegati come visibili ad una terza linea in virtù degli elevati costi innanzitutto, però sono rimborsabili secondo l'AIFA solo al seguito del fallimento terapeutico di almeno 3 linee precedentemente utilizzate. L'obiettivo del nostro studio è appunto quello di valutare questa terapia profilattica in termini di sicurezza ed efficacia, quest'ultima misurata più che altro come una riduzione percentuale della frequenza degli attacchi dopo almeno 3 mesi di trattamento, in particolar modo valutando appunto queste strategie non dedicate di prima e seconda linea e applicabili oltretutto in una popolazione real life. A questo proposito abbiamo raccolto dati a partire da febbraio 2020 in maniera retrospettiva che hanno permesso di costituire un campione di 294 pazienti i quali necessariamente dovevano presentare una diagnosi di emicrania secondo i criteri dell'ICHD3 con un'adeguata aderenza terapeutica senza comunque porre limiti di età, sesso e comorbidità. Sono stati invece inclusi i pazienti che non presentassero questa diagnosi di emicrania, ma di altra cefalea primaria o secondaria che fosse, o sui quali si disponeva di dati adeguati sul numero di giorni di cefalea al mese o sulla quantità di analgesici al bisogno assunti. Altro criterio fondamentale per la valutazione dell'efficacia terapeutica era quello temporale, tra il baseline e il controllo, tra un minimo di 3 mesi e un massimo di 6. La riduzione, la risposta terapeutica veniva valutata secondo i 2 cutoff convenzionalmente utilizzati in letteratura, ovvero come una riduzione della frequenza mensile di emicrania maggiore o uguale del 30% o del 50%. Inoltre abbiamo raccolto dati anche circa le caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti LT0 e l'eventuale comparsa degli effetti collaterali LT1. Tutte le strategie sono state tra loro paragonate anche in termini di number needed to treat and to harm.
dalle caratteristiche cliniche è stato possibile estrapolare come la nostra corte fosse rappresentativa di una popolazione real life che per la maggior parte presentava un'emicrania di grado severo, come desumibile dalla tabella. Difatti in media presentavano la patologia per almeno 17 giorni su 30, con un'intensità elevata di un punteggio di 8,5 su 10, un punteggio MIDAS pari a 21, che è di per sé indice di una alta disabilità della cefalea emicranica, e un numero di terapie precedentemente fallite in media pari a 2. Nonostante ciò, l'applicazione di strategie specifiche di prima e seconda linea ha ottenuto comunque degli ottimi risultati. Circa il 55%, ovvero 162 pazienti su 294 totali, ha conseguito comunque una riduzione del 30% degli attacchi. Il 47 invece ha raggiunto e superato altresì addirittura la riduzione del 50%. Qui è possibile osservare la percentuale dei pazienti in relazione alle strategie impiegate, e dell'apalissiano più del 50% dei responder sia stato sottoposto per entrambi i cut-off a solo due farmaci, quali la flunarizina e la mitriptillina. Ognuna delle nostre strategie comunque poteva essere applicata secondo varie metodologie. La maggior parte, circa il 90% dei pazienti, era in monoterapia, che spesso a sua volta derivava da uno shift terapeutico, solo una piccola percentuale nell'incremento di dose, e ancora piccola erano i pazienti in endon therapy. Infine abbiamo calcolato il number needed to treat and to arm per una risposta al 50%, avvalendosi della letteratura scientifica per identificare un gruppo di controllo mancante nel nostro studio retrospettivo, che ha mostrato un'efficacia da parte del placebo del 25% e un'incidenza di effetti indesiderati del 23%, ottenendo ancora una volta ottimi risultati in primis per la flunarizina. Infatti si può osservare come abbia un numero di pazienti necessari da trattare al fine di ottenere un beneficio clinico pare solo a 3 rispetto ai 3 della mitriptillina e ai 5 del topiramato, che però appare il più tollerato in quanto l'NH è elevato, quindi vuol dire che richiede più pazienti per affinché si manifesti gli effetti collaterali, i quali sono comunque generalmente di lieve entità, come generalmente parestesie o disturbi di memoria o di attenzione. Rispetto all'aumento ponderale, la sonnolenza più frequentemente visibile con l'assunzione di flunarizina, che comunque tende ad essere attenuata da un'assunzione a basso dosaggio, a 5 mg rispetto ai convenzionali 10 utilizzati in tutta Europa. La meno tollerata appare invece la mitriptillina in quanto antidepressivo triciclico. Comunque i risultati sono paragonabili con quelli degli anticorpi monoclonali anti-CGRP, che dovrebbero essere il gold standard essendo dei farmaci specifici, però si osserva come l'NNate sia la metà della flunarizina sia la metà rispetto a quello degli anticorpi, sebbene presentino questi ultimi un NNH particolarmente elevato. Si può concludere pertanto come le linee terapeutiche attualmente utilizzate in prima e seconda linea siano comunque confrontabili e paragonabili in efficacia rispetto agli anticorpi monoclonali anti-CGRP. Inoltre, dalla valutazione generale delle strategie impiegate, spiccano due farmaci come l'atenololo in negativo e la flunarizina in positivo. Quest'ultima, tuttavia, è attualmente considerata come un farmaco di seconda linea, come visibile dalle linee guida delle SISC italiane, e non è considerata tra le classi farmacologiche, quindi come calcio antagonista, necessaria alla rimborsabilità degli anticorpi monoclonali, secondo i criteri AIFA, probabilmente in relazione al fatto che non è commercializzata e quindi non figura tra le linee guida americane. In ogni caso, i nostri risultati al contrario propendono verso uno spostamento della flunarizina verso una prima scelta, almeno per quanto riguarda le linee guida italiane ed europee, che debba essere essenzialmente inclusa tra le classi terapeutiche atte ad rimborsare gli anticorpi monoclonali, essenzialmente per selezionare i pazienti al meglio, quelli che dovevano assumere gli anticorpi. Vi ringrazio per l'attenzione. Ottimo. Allora, grazie a lei per la presentazione e vediamo se ci sono delle domande.
Dunque, non essendoci domande, passiamo all'ultimo candidato. Chiedo alla professoressa De Torre di presentare Giuseppe Nazareno Antogiovanni. Grazie Presidente, con piacere presento il candidato Giuseppe che da 3 anni frequenta il nostro Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive e si è inserito nel nostro gruppo di ricerca mostrando un particolare interesse a sviluppare i temi riguardo l'infezione e l'epatite C e pertanto ha condotto uno studio retrospettivo dal titolo HCV e diabete mellito di tipo 2, nuove prospettive terapeutiche per il controllo glicemico con i farmaci antivirali ad azione diretta, al fine proprio di sottolineare quello che le nuove terapie antivirali ad azione diretta hanno comportato come strategia nuova terapeutica di questa patologia. Lascio a Giuseppe la parola perché così ci sintetizza i risultati ottenuti. Prego Giuseppe. Buonasera a tutti, ringrazio il Presidente, la Commissione, ringrazio la professoressa De Torre per la presentazione. Un attimo che presento. Ok, si vede? Va bene. Allora, dunque, è noto che l'infezione da HCV possa indurre insulinoresistenza nell'ospite. Il meccanismo patogenetico implicato è rappresentato dall'alterazione della trasduzione a livello del recettore insulinico. Questo avviene attraverso un aumento dell'attivazione di SOX3, che agisce da regolatore negativo del recettore, e attraverso una ridotta attivazione di HPT. Il risultato finale sarà dunque un aumento della gluconeogenesi epatica insieme ad un calo dell'uptake di glucosio nelle cellule periferiche e sono condizioni che condurranno poi all'insorgenza del diabete di tipo 2. Sulla base di questo meccanismo abbiamo ipotizzato che la terapia eradicante con i farmaci antivirali ad azione diretta possa essere in grado di riequilibrare la trasduzione a livello del recettore insulinico e magari migliorare anche il controllo glicemico che risulta frequentemente alterato nei pazienti affetti da HCV. Dunque l'obiettivo che ci siamo posti nello studio è stato di analizzare quale impatto abbia la terapia con i farmaci antivirali ad azione diretta in pazienti HCV positivi e con diabete di tipo 2, di indagare se ci fossero eventuali variazioni nel controllo glicemico e se queste eventuali variazioni potessero anche modificare la terapia ipoglicemizzante a cui i pazienti erano sottoposti. Negli ultimi 10 anni i farmaci antivirali ad azione diretta sono diventati la terapia d'elezione per l'eradicazione dell'infezione. I farmaci più utilizzati nella pratica clinica, come vediamo nelle slide, ci sono gli inibitori delle proteasi e gli inibitori della polimerasi virale, in particolare della subunità NS5A e della NS5B. Nello studio abbiamo esaminato retrospettivamente una popolazione di 149 pazienti HCV positivi che hanno portato a termine la terapia eradicante o che almeno sono stati in terapia per un mese e tra questi abbiamo selezionato 29 pazienti con diagnosi di diabete e 10 di loro presentavano anche coinfezione con HIV, che è un evento frequente considerate le vie di trasmissione comune tra le due specie virali. Tutti e 10 questi pazienti avevano HIV-RNA non rilevabile grazie alla terapia antiretrovirale. Nel grafico in alto vediamo rappresentati gli schemi terapeutici a cui erano sottoposti questi 29 pazienti e vediamo come il sofosbuvir rientri nella maggior parte di questi, mentre nel grafico in basso è rappresentata la distribuzione genotipica a livello della nostra corte, con tutti i genotipi che sono abbastanza ben rappresentati, ma il genotipo MOB risulta essere quella a maggior prevalenza. L'età media della popolazione era di circa 59 anni, 24 erano i maschi e 5 le femmine, e 20 pazienti presentavano una fibrosi di grado avanzato misurata al fibroscan con una stiffness epatica superiore ai 13 kPa. 4 di questi pazienti avevano anche una malattia epatica di grado avanzato, quindi classificata come classe B di Child-Pugh.
Inoltre, 25 pazienti erano sottoposti a terapia ipoglicemizzante. In particolare, 15 pazienti assumevano insulina, 9 metformina e 1 repaglinide, mentre gli altri 4 pazienti non erano sottoposti ad alcun trattamento. Per la valutazione dei risultati abbiamo preso in considerazione una riduzione della glicemia a digiuno che fosse almeno di 20 mg per decilitro o una riduzione minima dell'emoglobina glicata di almeno 0,5% o alternativamente una riduzione nel dosaggio della terapia ipoglicemizzante. In base a questi parametri abbiamo dovuto escludere dallo studio 4 pazienti per mancanza di dati. Questi dunque sono i risultati che abbiamo ottenuto. Tutti i pazienti, eccetto uno, hanno raggiunto l'eradicazione dell'infezione e per quel che riguarda la glicemia a digiuno abbiamo avuto dei dati a disposizione per 21 pazienti su 25 e 14 di loro, quindi il 67%, ha ottenuto una riduzione statisticamente significativa di questo parametro. La riduzione media è stata di circa 53 mg per decilitro. Un risultato simile abbiamo per la quale 8 pazienti su 10 hanno visto ridursi questo parametro in maniera statisticamente significativa e la riduzione media in questo caso è stata di 1,95 punti percentuali, misurata alla quarta, all'ottava o alternativamente alla dodicesima settimana dall'inizio della terapia. Invece per quanto riguarda le variazioni nella terapia ipoglicemizzante, 6 pazienti hanno potuto ridurre i propri dosaggi. In particolare 4 pazienti hanno ridotto il dosaggio di insulina e 2 hanno ridotto l'uso di metformina. Tra i 25 pazienti che abbiamo trattato e per i quali abbiamo avuto dei dati a disposizione, soltanto in 4 non hanno raggiunto l'endpoint stabilito. Per 3 di loro è stato un riscontro più o meno atteso, considerato il fatto che avevano un buon controllo glicemico, con glicemia a digiuno e emoglobina glicata nella norma, grazie alla terapia con metformina a cui erano sottoposti. Mentre l'ultimo paziente presentava una malattia epatica di grado avanzato, è stato l'unico paziente che non è riuscito a raggiungere l'eradicazione dell'infezione, ha avuto anche un peggioramento dell'emoglobina, della glicemia a digiuno durante il trattamento e un'emorragia retinica. Dunque, in conclusione, l'osservazione che nessuno dei pazienti trattati abbia manifestato iperglicemia e soprattutto che non si sia manifestata in nessuno dei 3 pazienti trattati con metformina che abbiamo descritto poco fa, lascia presagire che non ci siano fenomeni di interazione tra i farmaci antivirali a azione diretta e i farmaci ipoglicemizzanti, ma soprattutto che i farmaci antivirali a azione diretta non abbiano un effetto ipoglicemizzante diretto. Inoltre, l'analisi condotta ha dimostrato che il miglioramento del controllo glicemico è stato ottenuto in maniera indipendente dalla molecola di farmaco utilizzata, dal genotipo, dal BMI del paziente e dalla presenza o meno di coinfezione con HIV. Inoltre, l'analisi suggerisce anche che sia opportuno iniziare la terapia eradicante anche in pazienti che non abbiano un danno epatico rilevabile, in maniera tale da conservare una buona quota di parenchima epatico funzionale e migliorare così la clearance dell'insulina e quindi di conseguenza migliorare quell'insulino resistenza che abbiamo visto essere il momento patogenetico principale di tutto il processo. Per quanto riguarda il futuro, invece, potrebbero essere condotti degli studi prospettici che potrebbero definire meglio quale effetto abbia la soppressione dell'infezione attraverso questi farmaci sull'insorgenza dell'insulinoresistenza e dunque del diabete di tipo 2. Grazie a tutti per l'attenzione, io ho concluso. Bene, grazie anche a lei per la presentazione e vediamo se ci sono domande dalla Commissione. Allora, in assenza di domande, io darei la parola a Pasquale Franciosa, dottor Franciosa, che è rappresentante dell'Ordine dei Medici e conosciuto e stimato medico del Policlinico. Buonasera a tutti, io porto i saluti dell'Ordine dei Medici di Roma e Provincia. Tutti gli specializzanti sono stati brillantissimi. Niente da aggiungere, l'unico messaggio che forse vorrei dare è che ai miei colleghi che nell'esercizio della loro professione, a parte la scientificità, insomma, avessero anche un rispetto per
l'eticità e, e l'umiltà, perché ovviamente, come sappiamo tutti, la medicina non è scienza esatta. Grazie e complimenti a tutti. D'accordo, e a questo punto dobbiamo entrare nella stanza MIT, dove faremo la riunione della commissione per l'attribuzione delle votazioni. Cinque minuti e poi ci ricolleghiamo qui. Se c'è Domenico in linea. Il dottor Della Paruta.
Sì. Si sente quello che dico? Sì, sì, si sente. Si sente da parte dei docenti, ma anche da parte dei laureandi? Sì, 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 si sente bene. Bene, bene, bene. Allora io comincerei da Teresa Della Volpe. Mi vede? Come dice? Sì, Teresa Della Volpe. Sì. Può ascoltare, vero? Sì, sì. Allora, per i poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza, la nomino dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 103 su 110. Complimenti. Grazie. Passiamo a Casimiro De Luca. Salve. Bene, per i poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza, la nomino dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 103 su 110. Grazie. Complimenti. Grazie. Passiamo a Elena Maria La Macchia. C'è? Sì, sì, ci sono, eccomi. Bene. E per i poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza, la nomino dottore in medicina e chirurgia con il voto di 106 su 110. Grazie. Bene, complimenti. Andiamo avanti. Rami Shannick è presente. E per i poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza, la nomino dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 106 su 110. Grazie. Complimenti. Grazie. Andiamo avanti. Giuseppe Nazareno Antogiovanni. Eccomi. Bene. E per i poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza, la nomino dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 109 su 110. Complimenti. Grazie. Anna Modica. Mi ascolta? Sì. Per i poteri a me conferiti, sì, deve sconnettersi il Anto Giovanni. E quindi Anna Modica, per i poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza, la nomino dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 109 su 110. Complimenti. Bene. Lavinia Torre. Eccomi. Per i poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza, la nomino dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110. Grazie. Complimenti. Grazie. Bene, andiamo avanti. Alessandra Sanasi. Eccomi. Per i poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza, la nomino dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110. Complimenti. Grazie.
Bene, finalmente un po' di rumore di fondo. Evviva! Andiamo avanti. Alice La Franca. Per i poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza, la nomino dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110. Complimenti. Grazie. Elide Felici. Mi ascolta? Sì, bravo. Quindi, per i poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza, la nomino dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110. Complimenti. Claudio Vitale. Sì, ecco. Bene, per i poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza, la nomino dottore in medicina e chirurgia con la votazione 110 su 110. Grazie. E ha sfiorato la lode. Comunque, tutti quanti noi. Grazie. Arianna Crupi. Eccomi. Per i poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza, la nomino dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110 e lode. Brava! Che bello. Erika Sabellico. Eccomi. Erika. Per i poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza, la nomino dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110 e lode. Complimenti. Grazie. E siamo arrivati a Chiara Rizzardi. Eccomi. Per i poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice della Sapienza, la nomino dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110 e la lode, e siccome la sua media è la più alta di tutte, sarà lei a leggere il giuramento. Dobbiamo... Va bene, grazie. È già a sua disposizione, vero? È già a sua disposizione? Ok, perfetto. E allora lo inizio a leggere subito. Allora, affermo con giuramento per Apollo Medico e per Esculapio, per Igea e per Panacea, e ne siano testimoni tutti gli dei e le dee, che per quanto me lo consentiranno le mie forze e il mio pensiero, adempirò questo mio giuramento che prometto qui scritto. Considererò come padre colui che mi iniziò e mi fu maestro in quest'arte, e con gratitudine lo assisterò e gli fornirò quanto possa occorrergli per il nutrimento e per le necessità della vita. Considererò come miei fratelli i suoi figli, e se essi vorranno apprendere quest'arte, insegnerò loro senza compenso e senza obbligazioni scritte, e farò partecipi delle mie lezioni e spiegazioni di tutta questa intera disciplina, tanto i miei figli quanto quelli del mio maestro, e così i discepoli che abbiano giurato di volersi dedicare a questa professione e nessun altro all'infuori di essi. Prescriverò agli infermi la dieta opportuna che loro convenga, per quanto mi sarà permesso dalle mie cognizioni, e li difenderò da ogni cosa ingiusta e dannosa. Giammai, mosso dalle premurose insistenze di alcuno, propinerò medicamenti letali né commetterò mai cose di questo genere. E per lo stesso motivo non mai ad alcun donna suggerirò prescrizioni che possano farla abortire, ma serberò casta e pura da ogni delitto, sia la vita sia la mia arte. Ne opererò i malati di calcoli, lasciando tal compito agli esperti di quell'arte.
In qualsiasi casa entrato, baderò soltanto alla salute degli infermi, rifugiando in sospetto di ingiustizia e usata corruzione, e soprattutto dal desiderio di illecite relazioni con donne o con uomini, sia liberi che servi. E tutto quello che durante la cura ed anche agli infortuni di essa avrò visto e avrò ascoltato sulla vita comune delle persone e che non dovrà essere divulgata. Tacerò come cosa sacra. Se io possa, saprò con ogni scrupolo osservato questo mio giuramento, senza mai trasgredirlo, vivere a lungo e felicemente nella piena stima di tutti e raccogliere copiosi frutti della mia arte. Che se invece lo violerò e sarò quindi spergiurato, possa capitarmi tutto il contrario. Bene, prima di chiudere. Complimenti. Permettetemi di ringraziare tutti quanti, i laureati, i docenti e lo staff tecnico che ci ha permesso di fare questa cosa. E permettetemi di dire che oggi questi ragazzi si sono laureati in medicina, sono sicuro e gli auguro profondamente di diventare proprio medici. E si renderanno conto che c'è anche una certa differenza tra la laurea e diventare medico. La sessione di oggi ci ha dimostrato quanto siamo dipendenti dalla tecnica e a volte ci si domanda se la medicina è una specialità, un settore più tecnico oppure più umanistico. Io credo che non dobbiamo fare questa suddivisione. Medicina è un'altra cosa. Medicina è la tecnica ma applicata all'umanità e quindi è umanistica in quanto si occupa dell'uomo e della salute dell'uomo. E credo che la parte tecnica, la cultura sono fondamentali, essenziali, ma devono legarsi insieme all'amore, all'empatia, alla dedizione al paziente. Vi invito, ragazzi, a rivolgere un ringraziamento anche alle vostre famiglie, perché se siete arrivati dove siete arrivati, c'è stato sicuramente un impegno e una passione anche dei vostri genitori e delle vostre famiglie. Ricordatevi che state affrontando un lavoro, un mestiere meraviglioso. Ci saranno lacrime, ci saranno sorrisi, ma non fatevi scoraggiare da nessuno. Non ci deve essere nessun direttore generale che vi possa far rimpiangere la vostra scelta. Non ci deve essere nessun collega, incidente o problematica che disincentivano il vostro amore per questo lavoro. Sono sicuro che più andate avanti, più vi renderete conto che avete fatto la scelta giusta. Bene, grazie a tutti e adesso rimaniamo, se ci sono altri problemi burocratici per le firme digitali della sessione. Arrivederci a tutti. Grazie mille, buona giornata.